Oh, eccoci qui, buonasera a tutti, belli, buonasera a tutti, benvenuti live, benvenuti in arena, come state, come è andato questo mercoledì? Buonasera Kyle, bellissimo, come stai? Vedo una Greti, ma vedo una Nico, come stai? Bella, vedo una Fiorella, come stai? Vedo anche il nostro Axe, la nostra Panzi. Buonasera a tutti, belli, buonasera anche ai Lurker. Stasera, lettura Codex, io purtroppo sono ancora distrutto, non ho dormito un cazzo, non ho la voce. Quindi si preannuncia una live molto esplosiva, ma costi che magari ci facciamo 4 orette di live, ce li recuperiamo tutti. Ce li recuperiamo tutti, anche perché sono importanti. Ho pensato anche un attimo un po' a una forma con cui farlo, quindi magari che ne so, andiamo a parlare con Cassandra. Codex di Cassandra, chiacchiere. Buonasera Elda, come stai? Bello, benvenuto. E tra l'altro ci hai preso, bello, perché oggi hanno fatto uscire, mi pare, il video dell'Arcer Mago. Ogni mercoledì ne fanno uscire uno. Yumaki, come stai, bello? Benvenuto. Benvenuto e buonasera anche a te, Merme. Come stai, bella? Oggi me lo sono ricordato! Sì, scusa, è cosa personale mia. Buonasera, Kuro, come stai? Bellissima, benvenuto. Benvenuto, a parte la stanchezza, io oggi ho provato a dormire una mezz'ora e mi sono venuti a rompere i coglioni, quindi neanche quella mezz'ora di power sleep brutale. Neanche quella mezz'ora di power sleep brutale. Fatemi aprire intanto il nostro caro Dragon Age, perché oggi c'è da chiacchierare, c'è da leggere parecchio. E in realtà, a parte il bordello, sono molto curioso, perché i codex molte volte entrano anche proprio nella testa dei personaggi, quindi sono curioso di scoprire qualche cosa extra. Sono molto molto curioso. La mia voce probabilmente domani Devil May Cry, ci facciamo solo gameplay, non parlo un cazzo, ma dettagli. Buonasera Star, come stai? Bello. Questa me la metto qua a fianco. Perché in realtà avevo anche un'altra bevanda energetica. Ma se ogni sera mi prendo una bevanda energetica, ragazzi, già non arriverò ai 40 anni. Facendo così non arriva ai 30, no? Ci sa quello del mago guerriero. Del mago guerriero? Ah, sì, del lanciere. Che è una sorta di druido nell'originale era. Ancora fredda da tu? Io bene. Ho preso un po' di freddo anch'io. Purtroppo credo che si senta. Infatti c'è un po' di Ranteghino. Il mio cuore non sta reggendo più, ma infatti, allora, io sono due le cose, ragazzi. O riesco a andare dietro a tutta la roba che sto facendo, quindi arrivo alla fine. Infatti, la live di oggi mi darà anche una mano, perché ovviamente qua è raro che estrapolo clip e compagnia, perché queste sono letteralmente letture. Oppure, tipo, mi prendo un paio di giorni per stare completamente staccato, perché ci stanno dei momenti in cui veramente mi spengo. Vedi pure come si evolvono il modo tipo i libri di Eldo Scrollo. Ah, cazzo, è vero. Dici che vanno avanti pure le robettine. Ma. Nel mentre, diamo il via. Dov'è? Alla sigla se la trovo. We are now the Inquisition. Eccoci qui, sempre bellissima, sta cazzo di host. Madonna, i miei capelli. Brutalmente. Allora, eccoci qua, ho craftato anche delle armi nuove per il nostro Vashidan, che sono tipo dei pugnali AoE. Non ho capito come cazzo sia possibile. E si comincia. Si comincia. 4.5. Chi non gliene sbatte niente dei codex se lo può tranquillamente skippare. Si può fare, si può fare, sì. Allora, andiamo dalla nostra Cassandrona e visto che oggi sarà principalmente dialoghi, Dio Madonna, io tecnicamente se faccio questa cosa qui. Allora, un momento.
Però non lì, perché sennò sembra che siamo in una bolla di caos dove non succede niente. Mettiamoli al 40. Non sentite il gioco? Mi sono sbagliato, perdonatemi ragazzi. Ok. Adesso sì, perché li tolgo sempre per l'intro. La madonna che mi bugga la mia nana, dove... come devo fare? Sono su play. Quello penso sia semplicemente EA di merda. In che senso te la bugga? Tipo non te si mette, o se te la mette te la rende tipo un glitch vivente? È perché purtroppo lì c'è tanto troubleshooting. Tecnicamente è così. That's enough for now. Another time, then. I dialoghi sono molto alti, le spadate sono molto basse. Ecco, tipo questo coso qui, ragazzi, è un glitch grafico. Questa roba qua molte volte si patcha tipo semplicemente. Ecco. Ah, yay! Madonna, che fastidio! Quando succedono queste cose. Codice, personaggi. Cassandra Pentagast. Bellissima carta. Che chissà se queste carte cambiano andando avanti. Chissà se cambiano effettivamente. Allora. Primo cercatore Lucius. Conosco perfettamente l'intenzione dietro le parole del vostro predecessore. Il primo cercatore Lambert ha sottratto i templari al controllo della chiesa per schierarli contro i maghi, per motivi che entrambi ritenevate giustificati. Io tuttavia non capisco come i cercatori della verità siano passati dal ruolo di difensori della giustizia a quello di suoi carnefici. Se la pensate diversamente, vi invito a guardare fuori dalla finestra. Osservate il caos scatenato da questa guerra e chiedetevi se il Tedas potrà mai riprendersi. Anche nel caso di una vostra vittoria. Continuerò a servire la Divina Giustina in qualità di sua mano destra, a costo di essere accusato di tradimento. Sono spiacente, ma non intendo abbandonare la via che scegliemmo di imboccare nel giorno della fondazione della Chiesa. Da una missiva della cercatrice Cassandra Pentagast al primo cercatore Lucius Corin. 9:40 era il drago. Ok. Figa sta cosa. Qua mi sa che sti cazzo di codex non sono che ti dicono i cazzi personali, ma sono letteralmente raccolte di tutte le robe vere. Chissà. Grazie, Yumagi. L'ammette, ma si creano dei vuoti che si ripercuotono pure nei cazzi facendo sparire il personaggio. E allora si vede che non è un'armatura che si può mettere la nana, Kuro. Cioè, te la fai equipaggiare, ma è buggata. Cioè, magari non doveva poterla equipaggiare, è sicuramente quello. Si aggiorna man mano che va avanti la storia. Sì, è come Dragon Age Origins. Ok, e adesso chiacchieriamo. Diciamo che il modus operandi è questo. Is there anything you need? Parlami dei cercatori. Can you tell me more about the Seekers? The Seekers of Truth were born from the original Inquisition long ago, when it united with the Chantry. Seekers stood above the Templars, watching over them but also investigating magical events they couldn't handle. We were meant to be incorruptible, above reproach. How seldom does reality match the ideal? Ah, che tra l'altro sta cosa mi ricorda che io riguardando le live, noi siamo passati vicino alla sacerdotessa e la sacerdotessa ha detto che c'è un modo per annullare il rito della calma. E io lì per lì ero esploso, ma poi ho ripensato a Dragon Age 2. Perché diciamo che per tutto Dragon Age tu stai con l'idea del vai dall'altra parte, stacchi l'anima, stacchi le emozioni e quindi diventi un adepto della calma. Però, effettivamente, diventare un adepto della calma, che cosa ti fa? Ti toglie le emozioni, ma togliendoti le emozioni non è che diventi intoccabile dei demoni, probabilmente. Diventi sorta invisibile perché loro sono attratti da quella roba lì. E ho ripensato ad Anders che per un attimo ha fatto togliere la cosa al tizio. Perché ha fatto togliere la cosa al tizio? Perché Anders c'aveva dentro vendetta. Quindi, secondo me, per fare l'inverso del rituale della calma, che cazzo è? È che devi trovare probabilmente uno spirito e non un demone. E se ritocca una persona che sta con la calma, gli ridà le emozioni. Perché? Perché lo ricollega all'oblio. Questa è una cosa che, mentre stavo guardando le live, mi ha fatto esplodere la testa. Perché è fighissima, ma giustamente è una cosa molto, molto nascosta. Perché non vogliono che succeda questa roba qui. Buonasera, Ale, come stai, bello? In realtà il rito della karma sembra molto simile al rito che fanno i cercatori. E io non so, io l'ho sempre sentito sto coso Kuro, ma non ne ho idea di che cazzo è. Infatti spero che me ne chiacchiera lei adesso. Ha portato un po' di oblio nel mondo materiale, mi pare giusto? Sì, perché giustamente i demoni sono emozioni pure, quindi magari ti ricollegano. Buonasera, Animo, come stai, bella? Come si diventa cercatore? How does someone become a seeker?
Most Seekers begin training in their youth. I was much older, an exception due to my noble birth. We train rigorously for years. Our bodies and minds must be elastic to undergo the vigil, and most fail even then. E cos'è la veglia? Is the vigil some kind of initiation? It is the rite every Seeker must go through in order to summon their gifts. A full year of fasting, prayer, and separation from all distractions, including other people. We empty ourselves of all emotion, focusing only on the purity of our devotion. And the moment it finally ends, it's wonderful. Faith realized. I cannot put it into words. Perché fanno una sorta di... Non è il rito della calma, però... È come se tu vai in ultra mega om, no? Cioè, non mangi, ti togli dalle emozioni, diventi una sorta di adepto della calma. Però sotto, diciamo, la disciplina. Cioè, ti metti talmente tanto a riga che è la Madonna. Questo purtroppo, Yumagi, è perché ci stanno sti dialoghi così, mi dispiace, belli. Esatto, Elda. Io questa cosa non avevo pensato all'inizio. Che li possono impossessare, ma giustamente non hanno emozioni, non hanno cose che gli suscitano interesse, e quindi sono letteralmente schermati. Però se lo tocca... Dai, Nimo, mi raccomando, riprenditi. È una sorta di magia? Was it some kind of magic? I don't fully understand it, to be honest. If the vigil was not so arduous, I'd say more should attempt it. What if mages never needed to fear possession by demons? I'm told it is impossible, however. I suppose I'll never know the truth of it now. Perché tra l'altro avevamo sentito pure sta cosa, che avere fatto sto rituale te rende praticamente inimpossessabile, ma quello credo perché tu sei talmente tanto rigido, cioè si ritorna molto a quel concetto di Dragon Age Origins, della volontà, di quanto tu sei miei coglioni sotto quel punto di vista, che giustamente non possono fa niente. Poi credo che dipenda da cercatore a cercatore, ovviamente. E che sono i cercatori? But what are seekers exactly? Those who know anything of us think we are Templars. We do not use Lyrium, however. Our abilities are different, as was our original purpose. We disciplined the Templars and were accountable only to the divine, and not even her, truthfully. Ok. Non è uguale al rito, ma sono molto simili, anche perché questa è proprio tutta una cosa fisica. Il rito della calma è proprio tagliare brutalmente, mentre questa è proprio una cosa di volontà. Cioè di mettersi lì a digiuno, a meditare, e non gli devi rompere i coglioni. Forse anche per quello che poi riescono a tornare delle persone normali, perché io immagino dopo un anno in cui tu stai così, sei piatto. Perché poi è bellissima la cosa, no? Che tu, togliendo tutte quelle robe lì, sopperisci a tutti i vari desideri della personalità. La fame, il parlare con le persone, quindi le emozioni. Fighissima come roba. Esatto, Kyle. Cioè, mettono, tappano tutti i buchi e quindi non si può. È per questo che può purgare maghie e magie. Dici i cercatori o dici i nostri cari templari. Buonasera, Roma, non ti preoccupare, bello, come stai? Più che piatto avrei detto morto. Dipende fino a dove tira Yumagi. Perché se è una cosa simile alla magia... Cazzo, siamo solo a Cassandra, Dio Madonna! Vabbè. Cioè, se è una cosa così greve, mi viene da pensare veramente che succede un qualcosa come Wine. Cioè, tu arrivi veramente tanto così alla morte, incontri uno spirito benevolo che ti dà una mano, ci vai in comunione, ti insegna robe e poi deliberatamente se ne va. E quindi ritorni in possesso di tutte le tue capacità piano piano, no? Il che spiega anche perché appunto si può reversare il rituale della calma. Ci vorranno 3 ore. Sì, porca madonna. Però meglio così, avete visto? Mi mancava fare queste cose. Comandavano i Templari? So the Seekers commanded the Templars? No. The Order didn't assume command until after the rebellion. The Templars have always feared us. When a Seeker arrived at a circle, they knew trouble was afoot. That kind of power is troubling. You begin to think you are the only one who can solve the world's problems. If you don't see a problem, it doesn't exist.
If someone insists it does, they are the blind ones. Quali facoltà possiedi? You mentioned that Seekers have different abilities than Templars. Entirely. A Templar's abilities come from Lyrium and are designed to hunt mages. Ours come from ritual and many years of dedicated training. We cannot be possessed by demons and are immune to mind control. Useful, considering our role. Seekers can gain other gifts, but that depends on the individual. Madonna, è bellissimo! Ma io spero che esiste una cazzo di ambientazione per giochi da tavolo sì, di Dungeons and Dragons. Di Dragon Age! Cioè, non solo diventano, tipo, che non possono essere posseduti. Diventano immuni alla magia del sangue che te controlla la capoccia. E inoltre, in base giustamente alla persona, ma non credo tanto alla persona, sviluppi anche un dono extra. Però, ripeto, e allora è sicuramente molto come Wine. Non è che il dono lo sviluppi a cazzo. Dipende chi ti possiede. Quello che aveva posseduto Wine era tipo un mecoglioni della cura che curava tutti quanti. Dipende dallo spirito che trovi. Se trovi uno spirito della giustizia, magari ti dà gli smite di Cristo. Sta cosa è bellissima. Sì, ti preoccupare, io Mike, tutta quella cosmologia di robe fortunatamente mi è rimasta in testa, però la prima volta che vidi la calma ci rimasi di sasso, soprattutto poi quando diventa che ti mettono il simbolo in fronte, greve. Grevissimo. Tu quale doti possiedi? What kind of gifts do you have? I can set the lyrium within a person's blood aflame. Both mages and templars bend before my will. Some seekers use it to interrogate, others simply to paralyze. Once there was a seeker who could use it to kill. That particular gift is considered rare. Madonna, ma legami a letto. Niente. Cioè, tu puoi far prendere fuoco il lirium nel sangue delle persone. Non so se state a capire che cazzo vuol dire sta roba, eh. Cioè, madonna. Cioè, niente di che, guarda. Il lirium praticamente sta in ogni cosa, fra un po', perché è l'essenza del mondo. Posso farlo via a fuoco? Di cazzi, no? Per dire, niente di che, nandicchia. Perché si sono ribellati i Templari? Anche se... Why did your order turn against the Chantry? We originally united with the Chantry through a treaty that stated they would keep mages under control. It was felt Most Holy had tacitly allowed the Circle of Magi to vote on its independence, thus breaking the treaty. The Seekers saw themselves as justified, and they led the Templars into a war of righteousness. Di loro assolutamente, Kuro. Cioè, di, come posso dire, potenza canonica e non da dentro il videogame, è veramente sbroccata. È veramente, veramente sbroccata. Disapprovi? You sound like you disagree. We knew what was happening at Kirkwall, where the Mage Rebellion began. We looked into reports of Knight Commander Meredith's harsh treatment of her charges years earlier. But we found so many shocking cases of magical corruption, it was decided her actions were justified. If we'd been there when it happened, if we'd looked harder at the root causes... Gli erode giustamente perché aveva visto che Meredith stava da de matto, però la chiesa ha detto... Ci stanno i maghi che stanno a fare bordello, tagli nel velo, qua, là, a destra e a sinistra, hanno lasciato fa. Sembra da simp, però è vero, sono d'accordo. Anche se, dirò, sembri tenerci molto. You seem to care a great deal about it. Too much, if you ask the rest of my order. When faced with a problem, the Seekers would close ranks and crush it. We would find an answer, but only once we felt we weren't being coerced. The moment the mages voted for independence, our response was predictable. It was difficult to watch. Immagino, povera Crista. Sì, diciamo che un mago può fare veramente cose molto, molto grevi. E...
pensa... cioè io mi immagino più che altro sta roba Dragon Age 1, a Torre dei Maghi, tutti i demoni, da superbia, arrivava Cassandra, praticamente aveva raso al suolo tutti i mostri, l'aveva seccati tutti, però giustamente c'aveva sempre il guinzaglio. Vabbè, per ora basta. I've no more questions. C'è altro? What do you need, my friend? Perché mi fai uscire dal dialogo se tanto c'è altro? Parlami di te. I have some more questions. As you wish. Ma non gliel'avamo già chiesto il fratello? No, non glielo richiedo. Questo è di roleplay più che altro. O devo chiederglielo perché siamo in Dragon Age? Mi sa che mi dice di no. Però parlami di tuo fratello. Tell me about your brother. Anthony was older than I, a dragon hunter, who showed what a Pentagast could truly be. I idolized him. I wanted to hunt dragons as he did, even though our uncle forbade it. Anthony promised to train me in secret. We would hunt together one day, brother and sister, vanquishing the beasts of old. And then he died on me. Come morì? What happened? A group of apostates wanted dragon blood and wanted Anthony to get it for them. He refused and they killed him for it in front of me. I begged the Chantry to let me become a Templar. Instead, they sent me to the Seekers. It took many years to let go of my drive for vengeance. Minchia, tra l'altro lei poi è partita veramente con la raglia in corpo, cioè lei poteva diventare uno di quei Templari veramente pericolosi. Poi ha fatto tutto quel che ha fatto e ha fatto proprio un bel 180. Ha fatto proprio un 180. Odiavi tutti i maghi? So you blamed all mages for the actions of a few apostates? I was young. Magic was frightening. It all seemed pointless. I sometimes wonder how different my life would be if Anthony was still alive. Would I be a dragon hunter? Married to some noble fool, a mother of three? I cannot say. I take solace in believing the Maker has a plan, but he is not always kind. Belli sì così. I'll let you get back to work. Belli belli sti dialoghi. Oh! Scusa Cassandra, sono un pezzo di merda, non ti volevo accoltellare. It's good to see you. Parliamo della chiesa. Adesso sputa per terra. May I ask you about the Chantry? It is difficult to say what becomes of the Chantry now. They have no Templars, no leadership, and no one left who is worthy of succeeding the Divine. It has fallen apart when everyone needs it the most. I ache to think what this will mean in the days to come. La Madonna. Chi è il cancelliere Roderick? What influence does Chancellor Roderick really wield? He's a bureaucrat, responsible for communicating the Divine's will to the rest of the Chantry. Therefore, he's accustomed to the clerics hanging on his every word, hoping his influence will benefit them. Despite that, Roderick is not a bad man. He's frightened and believes his place is to fill the gap left by Most Holy's death. Some might agree. As far down the chain of command as he is, there is no one left above him. Che tutto stranissimo, a un livello così alto nella chiesa, perché là dietro ci sono spade e scudo che volano? Che cazzo ci sta un mago che combatte? Vabbè. Cioè, a un livello così alto nei ranghi della chiesa, un uomo? Mi sembra stranissimo, visto che la chiesa di Orlé praticamente è tutta matriarcale. Quella è Ye che sta combattendo contro i bug, quindi non credo li risolva. Allora... sarà un problema? How big a problem could he be? No more than he is already. He sent his message to the College of Clerics. That is the only card he had to play. Dealing with him further only lends him credibility he doesn't deserve. Giusto. Guarda Merm, guarda come risolvo. No, non posso girare la visuale. Un cazzo, no, adesso rimangono lì perché volevo fare nick, niente. No, porca traia. Perché ribellarti alla chiesa? I'm surprised you rebelled against the Chantry.
I left my own order when they took the wrong path. It is no different. But in neither case did I stop caring. Indeed, I care so much that I feel drastic action is necessary. I suppose history shall one day judge my actions. Bello come lei fa le cose perché sente che sia giusto farle, il che non è una roba così banale, perché questa stessa cosa, adesso noi perché ce l'abbiamo dalla nostra e ben sviluppata tutto quanto, ma è la stessa base che spingeva Loghain. Cioè io continuo a dirlo, purtroppo Loghain in Dragon Age Origins viene visto come il figlio di puttana, perché te lo fanno vedere in quattro scene in cui fa lo stronzo, sai quelle due motivazioni del cazzo, però tu quando vai invece a leggere i codex a capire un po', dici figlio di puttana, sì, però con delle cose dietro. Ed è quello che differenzia appunto le motivazioni di un cattivo di merda da un personaggio scritto bene. Io avrei preferito molto di più in Dragon Age Origins, tu mi fai capire il perché un personaggio malvagio fa quello che fa. E qua Cassandra, noi perché ce l'abbiamo dalla nostra, ma per tutto il resto del mondo è stronza, eh? È a mano della divina che si è ribellata e che sta a fa un sacco di cose porchettone. È interessante come roba. La chiesa va salvata? Do you really believe the Chantry is worth preserving? I do. Though I understand how someone born outside of human society might think otherwise. Cast the Chantry aside and new problems replace old ones. We will have learned nothing from history. The people need stability, and the Chantry needs a new purpose. Ondraste had a dream for us. It can still be achieved. Quale prospettiva? So what should that new purpose be? A dedication to what is truly important. Instead of building cathedrals and sewing gowns for the divine, the Chantry used to spend its coin feeding the poor. If we are to spread the Maker's word across the world, we must do so with open hearts and open hands. Ma non è che Cassandra può diventare divina? È greve. Sia Cassandra che Leliana, magari. Le due mani, ne scegli uno, ne scegli un'altra. Sei un idealista. That sounds rather idealistic of you. Does it? I do not think it's so unachievable. The Chantry has many good, honest people. They just need direction and inspiration. They need to be freed from centuries of adherence to tradition and ceremony. A chance for renewal is at our fingertips. It does not have to come with utter chaos. Minchia se ti ci vedo effettivamente. Sì, ma se vede, perché c'ha proprio quelle idee che il gioco dice: guarda, lei potrebbe fare cose. Sarai letto un'altra divina? Will the Chantry replace Divine Justinia? They will try. Once the priests withdraw for the Grand Consensus, it is against Chantry law for them to emerge without naming a new divine. Sometimes it takes days, or weeks, or even months. The problem now is that no clear successor to Justinia exists. All worthy clerics died with her at the conclave. Vabbè, l'Inquisizione farà quel che farà verso la fine, se rifarà il nome, porteranno alla luce tutti i misfatti e quindi o Cassandra o Leliana. Bella come roba. E se non trovano un accordo, si accoltellano. So what happens if they can't agree on someone? Theoretically, they will argue until exhaustion takes them or they see reason. Practically, however, if the Grand Consensus goes on too long, the Chantry will crumble. Any cleric with ambition but little sense will see this as her one chance, and plenty of such clerics exist. We shall see what happens. The Inquisition must act in the meantime. Oh, interessante come roba. Serviresti una nuova divina? If they do choose a new divine, will you serve her? That depends on whether she would have me. I am a rebel now, remember? And even if she would, I do not know. It would depend on what type of divine she is. I am no longer in a position to follow blindly, and no new divine could expect such obedience now. Bello. Bellissimo personaggio, Cassandra. Quella Fiorella, come abbiamo detto fino ad adesso, yay! Thank you. Altro? I trust all is well. That's enough for now. Una! Time, then. E questi sono solo i dialoghi, eh?
Ma dettagli. Allora, leggiamo il codex di Cullen. Dov'è? Fammi vedere. Va là, guardalo che fregno. C'è voluto solo mezzo... Porca puttana, davvero, guy. Perché mi hai dovuto far vedere sta cosa? Allora, eccoci qua. È molto peggio di quanto vi hanno raccontato riguardo alle ribellioni di Kirkwall. Preferirei risparmiare i dettagli. Ciò che è il resto dei templari di Kirkwall è sotto il mio comando da un paio di anni a questa parte. Bello, perché quando abbiamo fatto quella roba hanno visto impazzire Meredith e quando si sono inginocchiati hanno seguito Cullen. Figo. Biri 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 biri. Abbiamo fatto il possibile per aiutare la ripresa della città, per ripristinare una parvenza di ordine, ma il mio tempo qui è terminato. La cercatrice Pentagast mi ha contattato. Desidera fermare la guerra tra maghi e templari. Ha cominciato a reclutare uomini e donne per la causa e vorrebbe che mi occupassi dell'aspetto militare. Se il conclave avrà successo, allora non serviremo. In caso contrario, saremo pronti. Ho deciso di accettare l'offerta della cercatrice Pentagast. I circoli sono caduti, l'ordine dei templari non può darmi altro e viceversa. Il creatore mi ha mostrato una nuova strada, una strada che devo prendere. Tanto una lettera inviata alle distese meridionali del comandante Cullen. Va bene, meno male che questi sono rapidi. Cullen. Was there something you needed? Basta, stai con qualcuno, non glielo chiedo, non me lo voglio bombare, Dio Madonna. Qualcosa da riferire? Is there anything I should know? The Lord Seeker's actions are a mystery, but the Templars will aid us. They cannot sit idle while the breach remains. Non so se hai capito che il primo cercatore è stato impossessato da un demone 100-100 dalla superbia. Anche perché mentre parlava, l'unico destino che conta è il mio. Sicuramente un demone dalla fame sarà. Vabbè, dimmi dei tuoi colleghi. What do you think of the people you work with? Who do you mean? Ma queste sono uguali a quelle la volta scorsa? Com'è lavorare con Josephine? What do you think of our ambassador? We have little in common. How she delights in meeting with nobles all day is beyond me. But I enjoy working with her. I should let you get back to work. Ma cazzo, ma porta indietro! Fai un passo indietro ogni volta devo rientrare nel dialogo. Ma spada e scudo stanno ancora lì? Ah no, ok, sono spawnati finalmente. Was there something you needed? Per adesso ancora no, probabilmente i templari. Ma devo vedere come tirano... come tira il vento. Non c'è altro. La vita da templare. I'd like to know more about the Templars. What would you like to know? Che cosa fanno i Templari? Visto che da recente fanno un cazzo. Do the Templars do anything besides hunt mages? Templars protect against the dangers of magic. Before the Order left the Chantry, that meant serving in a circle. They were also tasked with tracking apostates or fighting demons inevitably summoned by the weak or malicious. E che ne pensi dei maghi? What do you think of mages? Are they all a threat? I've seen the suffering magic can inflict. I've treated mages with distrust because of it, at times without cause. That was unworthy of me. I will try not to do so here. Not that I want mages moving through our base completely unchecked. We need safeguards in place to protect people, including mages, from possession at the least. Anche se qua c'è sta una piccola cosa, perché tu l'hai visto in prima persona che i maghi non sono gli unici che possono essere impossessati, eh? Forse davvero gli unici che proprio non possono essere impossessati sono i nani, ma perché i nani non possono in alcun modo sognare cose con l'oblio e compagnia. Però pure là, boh. Solo i maghi, sì, ma allora io l'ho detto molte volte, purtroppo i maghi, per quanto per molti frangenti ci hanno ragione magari sul l'essere praticamente visti come delle bombe atomiche, cazzi e mazzi vari, ci hanno dei punti a favore, c'è sempre da dire che purtroppo veramente se da De Mattu un solo mago è greve. Cioè, io capisco, dagli libertà, farli sta, ok, però comunque un minimo di controllo devi avercelo, perché ci saranno sicuramente maghi come Wine, come Irving, probabilmente la mamma di Alistair, tutte queste persone ci saranno, sì, ma è come veramente in America che ogni persona va in giro con la pistola in tasca, prima o poi qualcuno la utilizza. E quell'unica volta in cui la utilizza fa bordello. Il templare, mal che vada, da coltella, ti tira una smaitata in testa. I maghi veramente fanno squarci e impossessano le persone e magia del sangue e dissanguano e palle di fuoco.
Cioè, io da mago stesso con Malbet anche ruolai del ok, il mio è un dono di cui non devo avere paura, ma di cui devo esserne consapevole. Io sì posso far esplodere un orfanotrofio, ma posso far ricrescere anche una gamba, ma tutti non sono come me. No, ma infatti io quando dico libertà, libera totale, no. Che se magari tu li metti da una parte, veramente anche nel Tedas, proprio intere regioni o qualcosa a farsi i cazzi loro, ma comunque un minimo di guinzaglio devi darglielo. Sì, Kirkul non so ancora perché è sana, però i maghi sono veramente pericolosi e quando i maghi soprattutto non si rendono conto del potenziale che hanno, è greve. Cioè non capire, come Connor, no? Cioè Connor che è un ragazzino del cazzo, ha fatto un bordello. Connor. In Dragon Age 2 c'avevi quello che faceva gli omicidi multipli con multipli demoni del desiderio, che fa i golem de carne. Secondo me ci dovrebbe essere quel perfetto bilanciamento tra maghi e templari. Esatto, hanno bisogno dei templari. Cioè qualcuno che gli dà un'occhiata... C'è bisogno. Io penso che l'esempio perfetto di questa cosa siano Irving e Gregoire. Irving e Gregoire sono l'esempio perfetto. Gregoire fa lo zunderino, però quando ha visto tornare Irving gli ha fatto "Oh, sei vivo, bro!" È quello. Io te tengo d'occhio, tu vivi la tua vita, mi raccomando, non sgarrare. E io ho visto tantissime persone che sta cosa dei maghi e dei templari l'hanno paragonata appunto agli ebrei con i tedeschi e compagnia, ma ripeto, fa dei discorsi del genere in un gioco dove ci stanno l'elfi, la magia, non c'ha senso, sono proprio altre cose. Esatto. Insomma, io guarda, Kuro, io la penso esattamente come te. In Dragon Age 2 ci ho provato tantissime volte a fare sta roba. Io avrei un circo tipo la scuola di... Ma ci stanno, Fiorella. Tecnicamente la roba del genere nel mondo di Dragon Age c'è. I circoli sono quelli. Però appunto ci deve essere un minimo di controllo, perché non è tanto che sei per forza malvagio, è anche che sei debole, è anche che non hai abbastanza volontà, è anche che sei inesperto. C'è un mago che per sbaglio gli scappa de mano un incantesimo e spara una palla di fuoco, o se fa impossessare un demone dell'ira o de compagnia, o che si incazza e quindi crea spaccature, è greve. Cioè, è come se esistesse un tizio che ogni tanto quando scorreggia spara una bomba atomica. Io capisco che vuoi essere libero, zio, ma capisci che se scorreggi spari una bomba atomica? È tutto. That's all I wanted to know. Thank you. Another time then. C'è altro? Did you need something? Porca troia. Parlami di te. I should get to know you better. We're working together after all. What would you like to know? All right. Where are you from? Va bene. Non poteva dirlo. Passione per il Ferelden. Stimata Dama Sidonia, mi assumo la piena responsabilità per l'insolito comportamento di Dama Marchelletta. Il fatto che di recente abbia iniziato lo studio della storia, ritenevo che la conoscenza dei vari usi e costumi del Tedas, oltre a quelli orlesiani, avrebbe giovato alla signorina. Mi sbagliavo. Mi duole informarvi che la vostra amata figliola ha sviluppato un particolare interesse per il folklore ferelliano. Minchia, in bocca al lupo. Sente di avere una profonda affinità con Ray Callenhad, che temo sia quasi sfociata in una vera infatuazione. Ricordo che mi ha fissato sgranando gli occhi quando le raccontai di come unificò i barbari facendo valere il suo leggendario carisma. E ogni volta che cercai di passare ad altro, insistette che le raccontassi nuovamente di Callenhad. Di come i ferelliani affermano che i suoi capelli fossero più luminosi del sole, il suo mento cesellato come le vette più alte delle montagne Egeide. Ma che cosa cazzo sto leggendo? È ormai la seconda volta che strappo i disegni che appende nella sua stanza da letto, nei quali ama ritrarlo a torso nudo. Ma questa era una fan sfegatata. La situazione è addirittura peggiorata quando le ho parlato dei lupi mannari. Come sapete, i ferelliani venerano gli eroi popolari dei Neafter. Pare che Dain fosse un lupo mannaro e che After discendesse da una di queste creature. Si tratta di bestie verso le quali qualsiasi uomo o donna di buon senso proverebbe nient'altro che repulsione. Ma questa è una fan di Twilight! Aspetta, Bonnie! Questa è una perculata a Twilight! Ma conoscete i ferelliani e la loro attrazione per la natura selvaggia? Purtroppo questi stessi racconti hanno acceso l'immaginazione della signorina. Cazzo, una lupa mannara, ma sapete che bello. Cioè, una lupa mannara, madonna. C'hai sto donnone con un po' di pelo che ti carica via.
Non ho saputo oppormi al suo desiderio di allestire uno spettacolo per voi e il vostro illustre consorte. Temo sia per questo che Marchellette, che penso sia in realtà veramente italiano, quindi è Marchellette, la Marchellette, Dio Madonna, che cazzo di nome! Correva per l'intero palazzo indossando pellicce di lupo, spaventando a morte la servitù. No, è una furry. Aspetta, è diventata una furrimo. Stava provando una scena in cui Aftar scaccia la prole oscura. Sono stato informato degli inestimabili cimeli di famiglia andati distrutti durante questa spiacevole baraonda. Eventi di cui sono terribilmente costernato. Non mi stupisce se il mio totale fallimento come tutore comportasse il mio immediato allontanamento. Una lettera di fratello Bernard alla dama presso cui prestava servizio. Ma la vera cosa è: perché io ho chiesto a Cullen da dove vieni e mi ha dato questo? I grew up in Ferelden, near Honleith. I was transferred to Kirkwall shortly after the Blight. This is the first I've returned in almost 10 years. Ho capito, ma rimane il fatto, perché mi hai dato sto foglietto con una fanfiction? È vero che mi aspettavo pure io. Si è fatta una striscia di lirium questa. Vai. Vai, parlami del flagello. You were in Ferelden during the Blight. Did you fight Darkspawn? No. I was stationed at Ferelden's Circle Tower. The Circle had troubles of its own. I remained there during the Blight. Cos'è successo al Circolo? What happened at the Circle Tower? Few who survived the Blight have fond memories of that time. I would prefer not to speak of it. Lui veramente è PSD, eh. Sì, è vero, perché dici che parla di quel folklore, perché ti nominano Kalenhad, Dane, tutte quelle robe, però nel senso è sfociata che questa, mi immaginavo sta signorina nuda che correva con i pellicciotti in giro. È stato via a lungo. You haven't seen Ferelden in 10 years. Are you glad to be back? I was not sorry to leave at the time. I did not expect to return. Now, between the Divine's murder and the breach, I've arrived to find nothing but chaos. Allora, ragazzi, volete vedere un'altra cosa che vi terrà accesa l'attenzione per i prossimi dialoghi? Guardate qua, perché ogni tanto si bugga la tenda. Buonasera, Victor, come stai, bello? Parlami di Kirkwall. What was Kirkwall like? While I was there, Canary occupied and then attacked the city. The Viscount's murder caused political unrest. Relations between mages and Templars fell apart. An apostate blew up the chantry, and the Knight Commander went mad. Other than that, it was fine. Sì, comunque nel mente poi distruggeva cimeli fereldiani. Parlami dei ribelli. What happened between Kirkwall's mages and Templars? You were at the conclave. You must have heard people speak of it. Yes, but you were there. There was tension between mages and Templars long before I arrived. Eventually, it reached a breaking point. There was fighting in the streets. Abominations began killing both sides. It was a nightmare. Cioè, pure questa è un'altra cosa che si ricollega alla roba dei maghi. Cioè, i maghi appena hanno visto un attimo di scintilla per rivolta a tutto, ma anche semplicemente che hanno impanicato, sono stati tutti controllati da demoni. Cioè, molti di quei maghi durante la roba di Kirkwall non è che erano stronzi, è che appunto col fatto che i demoni vanno molto con le emozioni e te se inculano se non hai abbastanza volontà, ma delle emozioni molto forti. Cioè, i maghi facevano, oh, porca puttana, il demone che ci si infilava dentro e faceva bordello. Cioè, infatti io apprezzo molto quei personaggi come Wine e compagnia che dicono, guarda, io so quello che sono. Preferisco starmene nel mio bellissimo circolo, nella mia bellissima casetta. Me sorvegliano, ma vivo la mia vita. Poi, appunto, possono esistere invece quelle eccezioni. Un Irving, una Morrigan, una Meryl e Yare da sé. Qui tutto bene, Victor. Si sta leggendo e facendo dialoghi. Esatto, sono eccezioni, ma perché quelli sono tipo me coglioni. Cioè, quelli vedono i demoni, fanno, ma che è come Morrigan, il primo che ti fa, zia, so che sei un demone, vattene a fanculo, per favore. Quello è oro. È stato per sopravvivere. Io infatti non li bacchetto, Merm. Però quel evento ti dovrebbe scaturire qualcosa in testa. È come quando tu provi per la prima volta un'esperienza. Io non ho mai fatto arrampicata. Appena mi attacco lì sul muro che comincia a salire, in panico e metto a rischio tutti. Io da quell'esperienza capisco
sull'arrampicata io non ci devo andare. Perché? Perché non metto a rischio solo me stesso, ma anche tutti gli altri. Per dire. Com'è finita? Che domanda del cazzo. What happened then? The Templars should have restored order, but Red Lyrium had driven Knight Commander Meredith mad. She threatened to kill Kirkwall's champion, turned on her own men. I'm not sure how far she would have gone. Too far. So you opposed her? I stood with the champion against her, in the end. I should have seen through Meredith sooner. Erano abbastanza palesi, ma dettagli. Questa cosa la sapevo anch'io, Franco. Infatti, appena finisco Inquisition, mi sa che me lo guardo. Comunque, buonasera, bello. Che tanto è bellissimo fare questi discorsi, perché è un po' come Bioshock. Cioè, questi sono degli argomenti, anche di fantapolitica, tutta quella roba lì, bellissimi, perché prendono molto come si è fatti come persona, come si sta ruolando all'interno dei panni di un PG e compagnia. E questo significa che sono ben fatti, se c'è stata veramente questa gigantesca spaccatura di no, io sto più con i maghi per queste motivazioni, io sto più con i templari per queste altre motivazioni. È una cosa molto figa. Poi, per carità, ogni tanto entrano a gamba tese le persone che dicono no, vabbè, ma Anders ha ammazzato solo 20 persone, povero Cristo, no? E fare bene l'ambientazione, esattamente. Poi, per carità, in questa tipologia di mondi molte volte c'è più quasi la via più giusta, no? In un what if stiamo tutti senza poteri, senza draghi, però hai capito, no? Dopo che l'hai visto, lo parlerò in live di Dragon Age Absolution? Lo parlerai in live? Ah, inteso, se ne chiacchieriamo, quello sicuramente. Varric di Kirkwall. Varric's from Kirkwall. Did you two know each other? I knew he was friends with the champion of Kirkwall, but little else. We've spoken more since I joined the Inquisition, largely at Varric's insistence. Apparently I spend too much time with a serious expression on my face, and it's bad for my health. Va bene. I'll let you return to your work. Another time then. Bene, già finito lui. Did you need something? That's all for now. Non glielo chiedo se sta con qualcuno, col cazzo. No, 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 no. Però si vede perché lui giustamente c'ha più ciccia di Dragon Age 2, ma Dragon Age 2... Solo 25 in porca puttana. Allora... quello sto dicendo, Ale. Lui infatti è stato rapido in dolore perché ha detto vabbè, c'è stata la guerra, hanno fatto a pizzettoni, Meredith era matta in culo. Fine. Cazzo stanno a dire? No, io Elda, quelle robe non le guardo mai perché si rientra in quel discorso dove mi triggero, perché sono diventati tutti mega esperti di Dragon's Dogma e questa è una cosa che mi dà fastidio nell'animo. Sono contento che si avvicina gente nuova, ma quando si fanno i video meramente per il ditino è una cosa che mi triggera tanto. Ah, tra l'altro ci sarebbe Blackwall dopo. Per questo io potrei mettermi a fare tanti di Dragon's Dogma 2, ma capisco che mettermi a fare i video di 20 minuti su 30 secondi di video che pubblicano è inutile. Cioè, è veramente camparia. Varric! Leggiamo il codex. Dov'è? Nano. Eccolo qui, col suo petto villosissimo. Ma che bello, ste tarocchi. Buonasera, Postino, come stai? Le storie hanno un loro potere, in fondo la storia è fatta di questo, delle storie migliori, tanto vale che siano le mie. Varric Tedras della Gilda Nanica dei Mercanti di Kirkwall è noto, tristemente noto, per due cose, i suoi libri e il suo legame con il campione di Kirkwall. Dopo la scissione dei Templari del Ciclo della Chiesa, la Divina Giustinia V inviò i propri agenti a Kirkwall, la città in cui si accese la prima scintilla della guerra, in cerca di risposte. Il campione era scomparso da tempo, ma Varric aveva scritto un libro sul ruolo che questi aveva avuto nella distruzione della Chiesa di Kirkwall. Ciò consentì alla mano sinistra e quella destra della Divina di trovare il cantastorie con sorprendente facilità. Dopo averlo catturato e interrogato, lo condussero al conclave per testimoniare di fronte alla Divina in persona, ma il destino decise altrimenti. Ok, molto semplice. Lo so, Kyle. Ma è per quello che io probabilmente non andrò mai virale su ste cose, perché forse con Dragon's Dogma 2. Esattamente, Ale. Madonna, che dato che cazzo mi hai ricordato il vanilla, era tutt'altra pasta. Varric! Vabbè, sempre queste animazioni in bocca.
Need something? Or are you just here to admire the dwarf? Madonna, di prendere in braccio. Dipende come te lo vuoi godere, Franco. Cioè, secondo me ti consiglio di spippolarti un po' di gameplay avanzato, ma in realtà gameplay base del primo, per farti capire qual è il mood, perché non è semplicemente un fantasy action. Poi l'ambientazione, quella lasciamo perdere, perché il primo era molto molto basic. Avrei una domanda personale. Can I ask you something, Varric? You want to talk about me? I'm flattered. Also inclined toward extravagant lies. Di dove sei? You from Ferelden? Orlais? Free Marches, born and raised in Kirkwall. And despite whatever you've heard, no, Kirkwall's not that bad. Comunque è bellissima sta cosa. Io lo sto notando anche nei dialoghi che ha mentre giriamo e compagnia. Però lui è veramente tanto tanto affezionato a Kirkwall, alle persone di Kirkwall. Cioè, lui, per quanto fa tutto lo stronzetto, le cose, fa un po' il sassi, ci tiene veramente tanto. Ma tranquillo, sta, non ti preoccupare, bello. Invece ti consiglio di rimanere così. No, io lo dico Ale soltanto per vedere se gli intriga il gameplay, perché là si torna al se non ti piace FIFA non giochi a FIFA. Se non ti ispira il gameplay, poco c'è da fare. Cosa fai nella vita? I'm not clear on your line of work. You're a merchant? I'm a businessman. My family has a seat in the Dwarven Merchants Guild. Merchants buy and sell goods. Businessmen buy and sell stores. In my spare time, I manage a spy network and occasionally I write books. Bello. Perché non sei tu capo spia e scegli Eliana che ci accoltella tutti e due? Che genere di libri? You're an author? What kind of books have you written? I've tried my hands at a few genres. My crime serials are my most popular. Hard in Hightown, guards breaking the rules to get things done. The Tale of the Champion is the most famous thing I've written, or infamous, maybe. I started a romance serial once, Swords and Shields, but to be honest, I don't have a knack for romances. Most of my stories end in tragedy. Probably that says something unfortunate about me personally. Alla fine l'ha scritto quello di Avelyn. Mi sa che è Scudi e Spade, là come cazzo si chiama, sicuro. E perché non sei tu capo spia? If you've run a spy network, why is Liliana our spymaster? To be honest with you, she's just a better spymaster. The truly great ones can keep their distance. They don't get attached to their people. Me, I always wind up babysitting my informants and worrying about their families. We're in better hands with her. E questo l'abbiamo visto in Dragon Age 2 molte volte, lui para il culo agli stronzetti, eh. Esattamente, Kael. Però mi dispiace un po' che Liliana in questo... Cioè, nonostante tutto quello che te la vivi, è diventata fredda. Io capisco il perché, perché appunto se diventi mano destra, sicuramente avrò sbagliato, ma dettagli. No, mano sinistra, forse. Insomma, diventi il capo spia della divina, non è che puoi essere coccolona dopolona, no? Nel senso, però è un peccato che magari non riesci a spaccare le due cose, perché comunque con Malbeth aveva fatto tanti ragionamenti, tante cose, c'era stato tanto roleplay. Quindi, un po' un peccato. Poi sono passati pure 10 anni, a quanto pare. Quale botteca possiedi? What sort of shops do you own? Actually, we don't own shops. That was just an example. Mostly we invest in money lenders. Auction houses, a few mercenary companies, a couple of smithies. I think we own half a beet plantation in Ravain somewhere. Most of that's my brother's doing. Bartrand had business sense. Not much tact, but loads of business sense. Cosa cazzo mi hai fatto ritornare, Star? Stai tranquillissimo, Madonna. E cosa mi hai ricordato? Può essere, sì. Cioè, dici, magari hanno fatto una sorta di linea dove, ok, da qua adesso ripartiamo perché magari uno non si è giocato il primo, il secondo, quelle robe. Nel gergo, teoricamente, la mano destra del capo è quella che si occupa della politica o comunque tutto ciò che può fare alla luce del giorno. La mano sinistra è quella che fa le cose un po' meno legali. Sì, perché ci avevo pensato dopo che la spada giustamente la utilizzi con la destra e il dito medio lo fai con la sinistra, non lo so.
Ah, come hai conosciuto Cassandra? Emlock, benvenuto, bello, come stai? Grazie per il raid. Come hai conosciuto Cassandra? Figa! How do you and Cassandra know each other? You heard about the Kirkwall Chantry being destroyed? The guy responsible used to be a friend of mine. The Seeker had questions about that, and I had answers. Buonasera, bello, come stai? Grazie per l'SO Star. Ghost of Tsushima, io non vedo l'ora di giocarlo prima o poi. Cerca la tua balestra. Where did you get that crossbow? I've never seen one like it. Bianca? She's one of a kind. I got her off a guy in Darktown. Took me a week to pry his dead fingers off the stock. Perché Bianca? Io devo capire sta cosa. È una ragazza che gli piaceva, era la vecchia moglie che è morta, qualcosa. Perché si chiama Bianca sta cazzo di balestra? Who is she named for? I can't tell you. Perché? And the reason for that is... complicated. There was, or is, a girl. And I was sworn to secrecy. If the Carta or her husband finds out, it'll be bad. Vabbè, questa è una super cazzo. Mi è andato a morte? Aie. Lo scoprirò, davvero? Dai! Questa mi sa di una gigantesca cazzata, perché si sta parando il culo. Sta anche un po' giù di coda, dai, bello. Spero di sollevarti il molare. Il molare. Guarda, il tuo dente è alla fine stasera. Per ora è tutto. Thanks, Varric. No problem. If you've got questions, I'm your dwarf. Lo so. Parlami del lirium rosso. I want to know more about Red Lirium. I'll tell you what I can. Ne parlerà tra un bel po' e vabbè, basta che arriva. Cos'è di preciso? Perché io, da quel che mi ricordo, era tipo lirium corrotto dai Prolloscura. Però magari sto a fare una gaffe. So what is it? Just another kind of lirium? The red stuff is lirium like a dragon is a lizard. It's not just a different color. It has a whole host of weirdness all its own. I've written to every mining cast house in Orzammar. No one's seen this stuff before or knows where it came from. Aspetta un attimo, madonna, una ceffona qua, signora. Perdonatemi. Yay, di nuovo, esattamente. Sul culo, fortissimo! Cosa si faceva al tempio? How did the Red Lirium get in the Temple of Sacred Ashes? I don't know. So as far as I knew, the only piece to make it to the surface was destroyed. And the location of the tag it came from is a secret. Did someone find more of it in the deep roads? That's not a cheery thought. Però vedi, questa è una cosa che devo capire. Perché noi in Dragon Age 1... Non era nell'1, era nel 2? No, c'era anche nell'1 il Lirium Rosso. Oddio, non me lo ricordo. Io mi ricordo che in qualche codex di merda era poppata la cosa e se n'era chiacchierato. Che il Lirium fosse Lirium che era stato corrotto dal sangue dei Prolloscura, perché infatti eravamo anche esplosi del come fai a convivere con i Prolloscura, dato che respirando solo fanno caos. Però è una di quelle robe, quindi, che non è di conoscenza comune? Cioè, è quella la roba. Bianca è il nome della spada di Bartolomeo Dalviano in Assassin's Creed 2. Guarda, mi hai fatto info, grazie Star. No, infatti è dal 2, ok? Forse in Awakening. Vabbè, io mi ricordo comunque che poi è arrivata questa... Cioè, se n'era chiacchierato, se erano letti dei codex in cui era il sangue di Prolloscura. Quindi ci stava come cosa che stava nel Teg, che c'aveva tutta la roba del Tevinter, perché erano nani particolari, quelle robe. Corifeus, appunto, essendo un mezzo schicci-schicci, lo poppa in giro e compagnia. Però a sto punto credo quindi che non è una roba che sta nel codex di tutti. Cioè, lui non è che l'ha studiato più di tanto. Se gliel'avessi fatto tenere, magari lo sapeva di più. Boh. I think that's enough on Red Lirium. Yeah, not really my favorite subject. Perché c'era quella roba con l'architetto e tutto quanto, sì. In più su Lirium con 10 Descendant. Ok, figata. Sono contento. Sì, ma questo se te lo chiedo, tu mi hai già risposto, è un bug? I want to know more about Red Lirium. I'll tell you what I can. Ok, sì. I think that's enough on Red Lirium. Yeah. Perché a sto punto mi sa, Star, che magari molte cose le sai perché appunto tu giocatore, che sei un personaggio particolare, ti vai a infilare in delle argomentazioni, in delle situazioni, quindi lo sai tu, ma non è che tutti quanti sanno che cazzo ne so.
Che Pandai, ceneri d'Andraste, hai dovuto affrontare la challenge con tutti gli spiriti che hanno conosciuto Andraste, quelle robe così. If you've got questions, I'm your dwarf. Questo l'ho già fatto. Domande su Hawk? I've read your tale of the champion, and I have a few questions. That's a pretty common reaction. Go ahead. Parlami di Orsino. In the book you say that first enchanter Orsino turned himself into a giant monster made of corpses. How? Why? Do I look like an expert on magical weirdness to you? Well, I can't tell you how. For the why, all I can say is he was desperate. Chissà perché ha disapprovato. Carry on. Ho finito. C'è quella roba molte volte che è un puttanaio, perché giustamente tu da giocatore c'hai tutto, ma poi devi sframmentare. Da chi andiamo? Andiamo da Solas. Non così Solas. Vediamo se ci sta una canzone nuova. I spoke with Blackwall. He didn't have much to say about the Grey Wall. Ma questa è un'altra adepto. Ma girano solo adepti da calma, ma che cazzo? Ma davvero? Tutti col simbolo in fronte? Vabbè, dai, da una parte sei contento, da una parte sei triste, dato cazzo per il sap della pubblicità belli. Sta cazzo di cam si sposta sempre fortissimo, Dio Madonna. Allora, Solas, fammi vedere il tuo tarocco di merda. Dov'è? Eccolo qui, fammi vedere. Bellino, con i vari elementi. Cassandra, so benissimo che la nostra abilità è indagare su quel bizzarro varco nel cielo e proteggere la gente dai demoni che sbucano da lassù. Me ne sto occupando, ma vorrei parlarti brevemente dell'ultimo arrivato, un elfo eretico che si chiama Solas. Si fa chiamare Solas, Bonnie. Bastardo! Solas è entrato nella nostra base volontariamente e ha consegnato il suo bastone senza opporre resistenza. Anche perché se tanto è un mago di quelli megoglioni, il bastone serve a un cazzo. Ma dettagli. Non è un Delish e dice di non aver mai fatto parte del circolo. Ok. Sostiene di aver studiato la magia pacificamente per conto suo, in particolare quella legata all'obleo. Immagino che non accetterai di buon grado l'aiuto di un eretico, ma sappi che Solas è venuto da noi di sua spontanea volontà. È stato visto in un villaggio vicino al momento dell'esplosione. Quindi dubito sia responsabile dei fatti avvenuti al Conclave. Tuttavia, dal modo in cui ha descritto gli effetti del varco, credo che nessuno conosca l'oblio meglio di lui. Solas ha chiesto il permesso di studiare l'unica persona sopravvissuta all'esplosione, uno degli squarci più piccoli, nella speranza di trovare il modo di richiudere il varco. Il varco. Suppone correttamente che questo si stia allargando sempre di più e teme che distruggerà il mondo intero se non riusciamo a fermarlo. Se non hai nulla da obiettare, gli consentirò di condurre i suoi studi, sotto stretta sorveglianza, ovviamente, dell'Eliana. Ok. Poi magari Andre, sì, che si è fatta un boh, si è cambiato faccia. Solas, faccia di Solas. Ci hanno fatto un film. Perché so che tanto questa è una battuta, adesso chissà che cazzo di gioco di parole viene fuori. Ciao Solas, elfo bastardo. Fammi... Sì, è la mandibola di un lupo, credo. Porca puttana, togli. Sì, perché c'ha quei canini così particolari. Dio Madonna. Tecnicamente sì, a meno che non si è ficcato da qualche altra parte, Star. Quando ho giocato sto gioco ho fatto di tutto per fare la romance con l'arciere, di cui non ricordo mai il nome. C'è una... Ah, l'arciera, Sera. Ma per qualche ragione di punti bianco mi sono ritrovato Solas che ci stava parlando con me. Cioè non si vede più l'ombra, ancora oggi non so come sia, perché penso che Sera sia omosessuale. My friend. Dimmi qualcosa di te. Tanto madonna che piedi storti che c'hai, zio. I'd like to know more about you, Solas. Why? Ti rispetto perché sei uno dei pochi elfi che non prenderei a cinghiate e a piccherei a un palo. You're an apostate, yet you risked your freedom to help the Inquisition. Not the wisest course of action when framed that way. I appreciate the work you're doing, Solas. I just wanted to know more about you. I'm sorry. With so much fear in the air, what would you know of me?
Ma mannaggia al creatore, ma che cazzo di modo di porre la domanda è? Cioè, io ti rispetto, sei un pezzo di merda eretico, però hai aiutato l'Inquisizione. Ma... Boh, io... queste cose... non... per rompere le palle. Che vero, cara. Che due, no, niente calzini, gli elfi vanno nei Achiur. Madonna, sti piedi sono tipo quelli degli Hobbit. Perché studiare l'oblio? What made you start studying the Fade? I grew up in a village to the north. There was little to interest a young man, especially one gifted with magic. But as I slept, spirits of the Fade showed me glimpses of wonders I had never imagined. I treasured my dreams. Being awake out of the Fade became troublesome. Ah, gli piacerebbe giustamente, perché dall'altra parte controlli tutto, lui sicuramente ci avrà una volontà di Cristo. Ma sembra pericoloso, no? Dove hai studiato? You said you'd traveled to many different places. This world, or its memory, is reflected in the Fade. Dream in ancient ruins, and you may see a city lost to history. Some of my fondest memories were found in crumbling cities, long picked dry by treasure seekers, the best of the battlefields. Spirits press so tightly on the veil that you can slip across with but a thought. Quali campi di battaglia? Any place in particular? I dreamt at Ostagar. I witnessed the brutality of the Darkspawn and the valor of the Ferelden warriors. I saw Alistair and the hero Ferelden light the signal fire and Loghain's infamous betrayal of Caelan's forces. Non ho capito, ma questa è una roba greve, eh? C'è una roba del genere e tu... Mettiamo caso che appunto la prendi sempre per buona, veritiera, truth, no? Cioè, tutto perfetto, limpido. Questa è una persona che tu dici, che cazzo hai fatto là questo? Torna lì, sogna e ti sgama, eh? Grazie per il lurk, Hemlock. Poi me la recupererò, ma in realtà vorrei recuperarmele sempre tutte queste romance, scuro. Questa è una roba greve. Dimmi che è successo! I've heard the stories. It would be interesting to hear what it was really like. That's just it. In the Fade, I see reflections created by spirits who react to the emotions of the warriors. One moment, I see heroic wardens lighting the fire and a power-mad villain sneering as he lets King Caelan fall. The next, I see an army overwhelmed and a veteran commander refusing to let more soldiers die in a lost cause. And you can't tell which is real. It is the Fade. They are all real. Hmm. No, no, ma infatti questa è sempre la cosa, dando per scontato che lui sia un mago me coglioni curo, eh. Cioè immagino che i Dreamwalker, a parte che ne esce, ne poppa uno ogni tot, perché questo è il secondo che vediamo da protagonisti in tutta la saga. Però poi devi essere bravo, cioè perché il nostro signorino del 2 lo faceva pu 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 appena appena, mentre lui penso sia me coglioni. Lavori con qualcuno? Have you always traveled and studied alone? Not at all. I have built many lasting friendships. Spirits of wisdom, possessed of ancient knowledge, happy to share what they had seen. Spirits of purpose helped me search. Even wisps, curious and playful, would point out treasures I might have missed. È una roba bella grossa, sì, perché lui effettivamente vede tutto quanto e anzi forse c'è anche una chiave di lettura più approfondita, perché lui vede anche le emozioni che ci sono collegate a quella roba, perché io inizialmente pensavo fosse uno stronzo, stesse parlando di Loghain. Lui non stava parlando di Loghain, lui stava parlando di Caelan, che se la sentiva talmente tanto calda e che ha caricato con l'esercito nonostante gli facessero il culo. E dalla parte invece ti ha fatto vedere Loghain che effettivamente ha sudato freddo, perché ha detto io lì, cioè io vado a morire se li butto lì in mezzo i miei. È bella come cosa effettivamente. Di quanto siamo i coglioni. Immagino, Franco. Tanto bello che ha nominato anche degli spiriti e non dei demoni, perché giustamente sono emozioni positive. Saggezza e risolutezza? I don't know of any spirits by those names. They rarely seek this world. When they do, their natures do not often survive exposure to the people they encounter. Wisdom and purpose are too easily twisted to pride and desire. Vabbè, questa non gliela dico perché questa
per quanto io, per carità, da personaggio non è che sono chissà quant'è, però averci la base di cultura elfica, dove per gli elfi non è che esistono spiriti e demoni, sono tutti spiriti. L'unico è che sono spiriti che hanno emozioni cattive, emozioni buone, anche se tecnicamente la superbia, per quanto sia sempre vista come negativa, ricostruisce delle emozioni che percepisce, secondo me, ma credo da entrambi. Merm, lui vede uno specchio, un riflesso di quello che è accaduto, e sopra quello c'è anche altro. Possono esserti amici? You trust these spirits not to possess you the first time you accidentally make a wish? Do you trust your friends not to turn on you? Well, yes, but they're people. Ah, of course. You know what I mean. Are people only people because they are flesh and blood? Is Cassandra defined by her cheekbones and not her faith? Varric by his chest hair and not his wit? Buonasera Arlok, come stai? Bello, e buonanotte Romano. Qua mi dà il cazzo, però, vedi, questa è un'altra di quelle robe in cui io, in realtà, da roleplay, lo stavo chiedendo con curiosità, no? Cioè, gli stavo chiedendo, cazzo, puoi effettivamente instaurare un rapporto con uno spirito? Mentre no, lui, porca puttana, gliel'ha detto, tipo, che schifo, fai dei rapporti con delle persone non vere, sembra un boomer di merda. Buonasera, Barotto, come stai, bello, da quanto? Cioè, non... Che, cioè, vedi, che cazzo servono i freccette se tanto poi non mi fai capire che cazzo. Che cosa sto dicendo? Solo se li bomba gli spiriti. Se sono il desiderio, lo capisco. Buonasera, Matt, come stai, bello? Benvenuto. No, ho visto che era quello che intendevo. Sì, secondo me gli spiriti sono persone. I hadn't thought about it that way, but I see your point. I thank you. Few are willing to entertain such a notion. Ma che, perché come minimo saranno tutte le anime dei cristi che vanno dall'altra parte, cioè, o qualcosa di simile, no? La volontà delle persone. Dio Madonna. What made you start studying the Fade? I grew up in a village to the north. There was little to it, but I treasured my Aspetta, days. perché se no qua non posso Being away, andare avanti, out of the quindi Fade, few sembra troubles. pericoloso. Did spirits try to tempt you? No more than a brightly colored fruit is deliberately tempting you to eat it. I learned how to defend myself from more aggressive spirits and how to interact safely with the rest. I learned how to control my dreams with full consciousness. There was so much I wanted to explore. Vedi che bella sta roba. Lo so che non è Baldur's Gate, però mi dà il cazzo che ci sta. Dovrebbero sta ste cazzo di icone al centro, che io non l'ho disattivate, che ti dovrebbero far capire il mood in cui dici le cose. Cioè, Dio Madonna, mettimici un punto di domanda, mettimici una faccetta, una roba che mi fa capire le emozioni che scaturisco, perché io quello prima non l'ho cliccato, perché avevo paura che il sembra pericoloso era detto a critica, no? Che fastidio! Perché non c'ha senso, perché me li mettono per le scelte del cazzo col tizio che si sta così, col pugno, proprio le cose dove devi chiacchierare veramente con del roleplay non te le mettono. Loro danno per scontato che tu dici tutto. Fa sempre effetto comunque vedere Ukunari con gli stuzzicadenti. Eh sì, non ci stanno purtroppo le spade lunghe o le ascia. E poi ti sei svegliato. I gather you didn't spend your entire life dreaming. No. Eventually, I was unable to find new areas in the Fade. Why? Two reasons. First, the Fade reflects the world around it. Unless I traveled, I would never find anything new. Second, the Fade reflects and is limited by our imaginations. To find interesting areas, one must be interesting. Dragoneggio è famoso per cliccare ciao, ma dire tua madre zoccola, sì. Il secondo è questo anche a sto punto, purtroppo, sì. Io invece ti dico tutto. Io vorrei farlo un minimo di roleplay, però devi andare a... sui nervi fortissimo. È per questo che sei qui, perché in realtà si è infilato perché sa che noi andremo in dei posti particolari. Is this why you joined the Inquisition? I joined the Inquisition because we were all in terrible danger. If our enemies destroyed the world, I would have nowhere to lay my head while dreaming of the Fade. Ah! Quindi, mamma nonna! Ave Maria! Spero che funzioni! I wish you luck. Thank you.
In truth, I've enjoyed experiencing more of life to find more of the Fade. How so? You train to flick a dagger or an arrow to its target. The grace with which you move is a pleasing side benefit. You have chosen a path whose steps you do not dislike because it leads to a destination you enjoy. As have I. Cioè, sotto c'era scritto buona fortuna? Sicuramente non gli diceva buona fortuna. Quell'altro... Quell'altro gli ha detto buona fortuna. Ma... Oh! Io mi esplodono! Sì, esatto, basta che dorme e fa le cose. No, no, no. Barotto. Grazie, ma tua madre Troy. Sì, queste cose così. Dio, ma allora a sto punto credo che sia come sul 2. È coccolona, scherzona, incazzata. Soltanto che non mi ci mette il simbolo. We'll talk later. Goodbye. Aspetta. Scusa. Difficoltà? Pausa. Ci dovrebbe essere una roba per l'interfaccia. Nasconde. È inutile sta roba. Dai, altro da dire. How can I help? Cazzo. We'll talk later. Goodbye. Ok. In realtà adesso tocca a quelli chic. Quelli chic. Metto lettera a quelli tic perché dobbiamo fare le prime chiacchiere sia con Sera e con Vivienne. Ah, è vero che ci sta pure Josephine. Dio madonna. Andiamo dall'Eliana, vai. Prima dall'Eliana. E dobbiamo ancora leggere i codex, eh. Ah, sarà molto lunga stasera. Guarda che bella. Madonna. E il custode è vero, ci sta pure quel maledetto, il fake custode. È una donna dai molti nomi. Al più è nota come sorella Leliana o solo usignolo. Alcuni si rifiutano persino di pronunciare il nome, riferendosi a lei soltanto come mano sinistra della divina, l'ombra dietro il trono raggiante. Il capospia Marjolaine si occupò dell'addestramento della giovane Leliana, che per molti anni fu il suo strumento nel grande gioco di Orlé. Minchia, qua stiamo a parlare di robe. La devozione dell'allieva nei confronti della sua maestra non era affatto ricambiata, ma Jolene tradì Leliana e per poco non riuscì a ucciderla. Fu solo l'intervento della venerata madre Dorothea a salvare la vita di Leliana. In seguito a questo tradimento, Leliana trascorse molti anni in un convento del Ferelden, nascondendosi dal suo passato. Qui, ispirata da Dorothea, si dedicò completamente alla fede e ritrovò la pace nella tranquilla vita monastica, sì, tranquillo, dopo piglia di cortelli, ma dettagli. Nel quinto flagello, tuttavia, il creatore delle comparve in visione, almeno questa fu la sua interpretazione, decise di lasciare il convento per combattere la parola oscura. Molti anni dopo la sconfitta dell'arcidemone, Eliana fu convocata da Dorothea, diventando nel frattempo la divina Giustinia V. Oh! Oh! Qua stronza poi è diventata Giustinia! Ma che cazzo! Scusa. C'ho tomate. Ah, no, è vero, perché stavamo a No, non è vero, stavamo nel Ferelden. Vabbè. Dettaglio. E invece, quindi, ritorno in Orlé per mettersi al servizio del trono raggiante. Giustinia morì nell'esplorazione che ha distrutto il conclave divino e Liliana è stata tra i fondatori della nuova Inquisizione dove ora riveste il ruolo di capospia. Sì, ma quelle sono quelle robe che... Non lo so, Barotto. Sparisce, si va a infilare sotto a un sasso, probabilmente. Ciao, Liliana. It seems Blackwald knows nothing about the disappearance of the Grey Wardens. It's a disappointment. I am, however, glad that he is with us. Even if he was not what I expected. He seems to be a good man, and his experience will be an asset to the Inquisition. As for the other wardens, I suppose we will have to keep looking. Ma tu non so se l'hai capito che quello non è un custode grigio e non me la schioderò sta cosa. Fino a che non c'ho un modo, finché non incontriamo di parole oscure e lui fa tipo scanne, li sente. È come il Papa, cambia nome a cazzo, ma davvero? Mi chiama veramente quella stronza poi è diventata Giustinia, quindi vuol dire che l'abbiamo già vista. Ci sono novità? Anything I should know? I have nothing to report at the moment. I'll leave you to your work. No, ma tanto Barotto, boh, perché ti sei unito adesso, ma io ho già fatto speculazioni, robe, i custodi grigi ce li ritroviamo contro, eh. Custodi grigi stanno con quello stronzo di Corypheus. Tu c'hai qualche dialogo nuovo? Farewell. Grazie, bello.
Ma quindi l'Eliana così poco chiacchiera? Vabbè, l'Eliana sta sempre buggata, c'è sta cosa incredibile sta cosa. Did you need something? I'll leave you to your work. Ma poi vedi che stronzi che siete allievi. Ma volete toglierlo quel cazzo di barattolo lì, Dio Madonna? Porca puttana. Va bene. Allora, vado a parlare con Josephine. Allo? È sempre bello sentire i propri vecchi personaggi, Fiorella. Poi con te parliamo. Ah, Master Radar. May I have a word? Aspetta che il personaggio non si vuole gira bene. What did you need? Well, as you are, Talvashoth, people have asked. You grew up outside the Canary homeland, but there is no easy way to ask your thoughts on the Cume. Madonna zia, ma se hai fatto jogging? Che cazzo, mi è bagnata! Sì, ci sarebbe anche io. Infatti, la cosa che voglio fare, che volevo fare con tutti quelli con cui abbiamo già chiacchierato, e poi fare a ritroso tutto, io, tutto il resto. Tu cosa ne sai? Have you studied the Cune? It is a decided gap in my education. I know the Cune is a philosophy, a set of laws, a legislative guide, and a social architecture governing the Cunari. Those who appeared at court, however, insisted the Cune is too complex for an outsider. Eh beh, perché è il true neutrale, per quanto in realtà i vertici non siano proprio così. Allora, aspetta, potrei imparare il Cune, inteso potrei imparare la lingua del Cune? O i leggi? Perché è da Antiva, Hemlock, che è un posto. Potrei imparare il Cune? I'm a quick study. I could learn the Cune if I put my mind to it. Perhaps, if they let you. Do you believe in any of the Cune's philosophies? Però aspetta qua, Dragon Age. Se tu mi hai creato un background che ha delle radici, che ha già fatto delle scelte, non c'ha senso. Pensavo di unirmi. No. È come quando Cassandra ti chiede, credi nel creatore? E gli puoi rispondere, son Cunari. E non son Cunari se son Talvashoth, Dio Madonna. Cioè, boh, non... Ma infatti poi pensavo di unirmi, come se mi riaccettassero pure se fosse. Cioè, se io vado dai Cunari, che son Talvashoth, mi scapocciano. Che cazzo vuol dire? Eh sì, queste sono quelle robe Star, che tu sei quello. Cioè, tu quando scegli il Cunai ci sta il background che ti dice tu sei un Talvashoth mercenario. Non mi interessa. I don't think about it. You must, if these rumors that you would convert us all to the Cune continue. People ask how a Cunari could be Andraste's herald. It worries them if they believe it and angers them if they do not. Convincing them of your good intentions will be tasking. Buona fortuna nel sostenermi. Maybe they'd go easier on the Cunari Herald if they knew of my winsome smile. I'll be sure to add a postscript to my letters. Strangely, your mercenary work is not so inflammatory. People are fabricating extravagant tales of your heroics. La realtà è ancora meglio. They don't know how we held Kelgor's pass, or tricked an army into surrendering at Val Falaise. These people don't know the half of what I've done. I noticed. Leliana found a letter from the captain of your last company. He had nothing but praise for your skill in battle, but doesn't mention what part you played. Bello qua come in realtà sta cosa credo sia veramente tanto di roleplay. Questa è proprio definizione del tuo background. Capisco perché mi hanno messo allora quelle paio di scelte.
Cioè, magari tu volevi fare il Kunari, che magari era diventato un tal Vashot per qualche motivo, ma comunque continuava a credere nella via del Kyun. Questa è proprio quella roba lì, no? Dato un Kunari mago, il discorso sarebbe stato diverso e più simpatico. Forse. Perché non lo sai? Che è come la chiesa, dagli dei soldi e ti accettano a braccia aperte, mi dissocio. Comunque, parlato con un Kunari in questo gioco, lui ti spiega che Kunari è il nome con cui significa la razza odiernamente. Perché la legione è stata associata alla razza e quindi infatti sì, questo l'abbiamo letto parecchie volte, stare quella roba del... Cioè ormai le persone conoscono i Kunari per sta cosa, quindi viene direttamente associata. È normale, sì. Però io mi incazzo perché in realtà c'è sta una distinzione effettivamente. Quando andavo a scuola Tully mi ha elogiato. Chi è Tully? Ah, il capitano. Queste però dovrebbero essere barotto robe che mi devono aggiungere nel mio background, perché se tu mi dici sei un tal Vashot e compagnia, io mi aspetto che mi ci sono unito volontariamente, soprattutto essendo un Kunari. Come si chiama la razza prima del Kyune? Non mi ricordo mai la pronuncia. Kossit, con la K. Feci saltare un ponte. No, comandavo una squadra. I was in charge of mercenaries storming the headquarters of the bandits we were to dispatch. We caught them by surprise. It was over before the sentries even blew their horns. That is impressive. I hope life in Haven doesn't bore you compared to such exploits. Che bella però lei quanto si interessa a te. Ah. Non contiene i paraggi. There are some people who've made staying worthwhile. How wonderful. Oh, you must tell me who they are. Cocche bloccato fortissimo. Che bella, Josephine. Good day to you. Qualcosa da riferire. What do the people make of us? Despite our fame, we're low on steadfast allies. We must aim for more. Buonasera, Anne. La barba rende tutto porno. Ma tranquillo, tranquillo, bronzetto. Benvenuto, bello, da quanto? Notizie sui nostri ospiti? Any visiting dignitaries I should watch out for? Sir Griffith of Denerim, a most distinguished knight of the realm. He's defeated darkspawn, slain demons, chased down abominations. Just don't ask him about it over dinner. He spares no detail. Va bene. Greetings. Qualcosa da riferire. What do the people make of us? Despite our fame, we're low on steadfast allies. We must aim for more. Riguardo ai nostri alleati. Any thoughts on the people here? Who did you mean? Parliamo dei nostri maghi. Oh, bellissima sta roba! Solas! What's your impression of Solas? I suppose I should be wary of an apostate, but our elven mage has conducted himself with the utmost propriety. And he has the most fascinating stories. Vivienne? What do you think of Vivienne? We've met a few times before at court. She remains a truly accomplished player of the game. So long as her interests align with yours, Madame Vivienne will be a most valuable ally. Parliamo dei più ribelli, perché so che ci sarà solo Sera. Anche Varric, perché Varric from Sera? I'd love to know how you and Sarah get along. I know she extracts gossip from the servants, and she keeps prying into things. Sarah's ability to vanish whenever her mischief's discovered must come in handy, however, I'm sure. Va bene. I'd love to know how you and Cazzo. Sarah get along. I Il know cazzo she sera. extracts gossip from the servants. No. Sarah's ability to vanish whenever her mischief's discovered must come in handy, however, I'm sure. I was thinking of Varric. Oh, I could listen to his tales for hours. He actually let me read a chapter of his next book he's writing. Oh, my friends would be sick with envy if they knew. It's excellent, but a bit different from his past works. Only three beheadings so far. Perché se li hai letti? Un po' ci sono rimasto male perché mi aspettavo effettivamente ci fosse un po' più altra roba e spero che ci sarà altro di Orlé di quel tipo. Cioè, mi aspettavo il chiesone, magari vedere la statua del drago, no? Tutte quelle cose de lore interessanti. Oh, Blackwall! What do you think of Sir Blackwall? Sir Blackwall seems as loyal to the purpose of the Inquisition as he is to the Wardens.
His travels must have taken him strange places. I wish he'd speak more about them. Sì, se non fosse, senza fosse fottuto l'armatura di qualcuno. Kulan. Commander Cullen came to mind. The commander is an intelligent, cautious man. I'm grateful he's in charge of our standing army. Still, he does sometimes resemble the man with a hammer to whom everything appears as a nail. Quello sta perché sono francesi, è normale, cioè è proprio nel sangue. Cassandra? I was thinking of Cassandra. Seeker Pentagast is a princess of the Kingdom of Nevara, although that barely seems important to her. She was not interested when I asked if we might make use of her royal relations. Still, the Inquisition would not have formed without Cassandra. She's an extraordinarily driven woman. Anche detta me coglionibus. Let's speak later. Goodbye. C'è altro? Good day to you. Qualcosa da riferire? Vediamo se pure lei mi parla di come hanno trombato. Come conosci Liliana? How do you and Liliana know each other? We moved through similar circles in Norlay. I believe we actually met in Val Royale. Liliana was quite an accomplished player of the game by then. Che cos'è il gioco? What exactly do you mean when you say the game? Ah, forgive me. The game refers to the slow duels of influence among the noble and powerful of Orlais. It's a rather light-hearted name for the matter, but Orlesians are fond of playful touches. Anche già non cazzo da fa tutto il giorno e quindi devono rompere i coglioni. Ma tu in realtà da una parte dovresti anche... Io ogni tanto li ho ammirati gli Orlesiani, perché gli Orlesiani sono talmente tanto degli stronzi, dei pezzi di merda, dei rompicoglioni, che pur di fare bella figura con qualcuno, si mettono a studiare e se imparano le cose. Cioè pur di far bella figura per una serata, loro diventano massimi esperti per davvero di qualcosa. È lodevole come cosa. Poi, boom, in testa fortissimo con un'accetta. Ma quello è un altro paio di mani. Che mansioni hai? Che domanda del cazzo. Ma chiediamogliela. What exactly does your job entail? I meet with ambassadors from various factions and countries and cement alliances with them. We are a young cause. Diplomacy is essential to our credibility. Sei un portavoce. Then you speak for the Inquisition with these nobles. I do. Someone must foster goodwill on our behalf, as well as prevent controversy as news of us spreads. Anche perché effettivamente Varric vende i libri, Vivienne se fa le unghie, Cassandra te piglia capocciate, Kulan vede un mago sputa per terra. L'unica che fa qualcosa sono lei e Liliana praticamente. Devo farle bene, solo che stiamo recuperando adesso, Barot. Ma io in realtà adoro tutto lo stile degli Orlesiani, per quanto alcuni abiti facciano cagare, però mi piace che abbiano così tanto carattere. Siamo così controversi, ti prego di quello che ho appena detto. How heavily are our actions scrutinized? Make no mistake. Every noble house, every throne is waiting to see what the Inquisition does next. Many are willing to pledge support if offers are made in just the right fashion. I intend to see that they are. Va bene. Buonanotte, Arlo, grazie per essere stato con noi. Fai bene, ripeto, Franco, è una cosa... è lodevole, eh? Cioè, io non ce l'avrei la pazienza per farlo. Cosa ti ha condotto qui? Due dita. Tell me how you came to work for the Inquisition again. I'd been considering leaving my post in Antiva for a new challenge when Liliana recruited me. There's such unrest in Thedas, and the Inquisition seems a promising method to stop it. It's to everyone's benefit if we prevent the Mage-Templar conflict from spreading further. Vuoi riportare l'ordine? So, was it the prospect of stability that drew you here? The full impact of the Mage Rebellion has yet to be felt, and that was before the death of the Divine. The violence must be curbed before we see it turn to full-scale war. Minchia. Concordo pienamente. I can only imagine the bloodshed if it escalates further. I'm afraid history holds many examples of what will happen if it does. La tua famiglia cosa fa? Visto che sei d'antico, ho paura. What business are the Montelliers in exactly? We began as merchants. My ancestors founded the first trade routes to Rivain. We once sent entire fleets across the Waking Sea. Bella come roba.
Sì, l'abbiamo sentito quel dialogo. Però era bello se magari avevamo anche la sua parte di storia. Un tempo. But not anymore? Ah, no. These days our vessels are a touch more modest. Sono uno strumento sacro? Tell me, do you believe I was saved by Andraste at the Temple of Sacred Ashes? I should much like to believe so, your worship. The miracles Andraste performed were so long ago, they're difficult to picture. If it were truly her and the Fate who saved you. Well, in any case, many already believe you walk in the Maker's Light. Sì, ma in grazia di Cristo non mi chiamare più Eminenza, perché porca puttana, c'è pure un po' meno. Sì, ci sono stato all'Emporio Nero, molto bellino. A più tardi, Franco. What did you do before coming here? I had the great honor of serving Antiva's crown as ambassador to Orlais. I'm also first in line to become the head of House Montelier, though my siblings attend to our mercantile affairs. Lo stai facendo per Antiva? How strong are your past loyalties? I would never have given up my position if I did not intend to fully commit to the Inquisition. We cannot fall back on borders. Antiva is as threatened as any country by the rebellions. If anything, the alliances I forged there may help our current cause. Perché avremo altre cause? Do you think the Inquisition will continue after we seal the breach? If we prove ourselves by healing the breach, people may turn to us for other things. Protection, counsel, justice. The Inquisition offered these once to those in need. Era Giustinia Star. Davvero? Figata! Ecco perché giustamente gli serve per stare sempre illuminata. Bellissima come roba. E bello che si è reso anche in modo molto canonico allora nel mondo. Let's speak later. Farewell. Va bene. Good day to you. Oh, credo che Giustinia sia una stronza normale per adesso. Che poi magari fosse boh, una maghetta, ma non credo. Let's speak later. Ok. Another time. Ah, tra l'altro, mi sono dimenticato. Dov'è? Eccola qua. Va che bella l'art. Cercatrice Cassandra, Josephine Montelier è una nobile antiovana. Durante i suoi studi a Val Royat si è procurato numerosi contatti a corte. Terminato il suo percorso educativo in età straordinariamente precoce, Dama Montelier è stata nominata diplomatica ufficiale di Re Fulgeno di Antiva presso l'imperatrice Céline d'Orléans. È un incarico che le si addice, ha viaggiato molto, è una grande esperta di etichetta e, a detta di tutti, è un'eccellente negoziatrice. Se questa sua credenziale non dovessero bastare, sappi che Josephine è una mia amica personale. Mi fido di lei, ci serve una persona influente e affidabile per il ruolo di ambasciatrice all'Inquisizione. Sempre che tu non voglia prenderti carico di questa incombenza, sorella Liliana. Bello come gli hai messo guarda, se no fai tu, zia, io te lo dico. Ah. In realtà sembrano tutti fantastici, Elda. Sembrano veramente tanto tanto bellini tutti i PG. È sempre un dispiacere poterne esplorare in romance soltanto uno. Tu? Greetings, Herald of Andraste. Madonna, senti lo scatarro, Dio Madonna, ogni volta. Va bene, non c'era niente di Farewell. interessante. Farewell. Pensavo mi parlasse di qualcosa, però, ok. Signorina, come stai? Allora. La magia è pericolosa, come lo è il fuoco. Chi se lo dimentica finisce per scottarsi. Valente e assidua studiosa, Vivienne fece rapidamente carriera nel circolo di Monsimard. Il giorno in cui diventò un'incantatrice a tutti gli effetti, scelse di non unire ad alcuna, di non unirsi ad alcuna confraternita, una decisione che stupì i colleghi, ma evidentemente calcolata. Quando venne nominata incantatrice di corte, infatti, quasi tutte le confraternite lottarono per guadagnarsi il suo favore, con esso un prezioso delegato nelle cerchie dell'imperatrice. Fu anche eletta prima incantatrice Monsimard in età talmente precoce da destare scandalo. Negli ambienti del circolo molti la annoverano tra i maghi più abili e scalti dell'intera Orlè. Va bene. Sì, ogni tot appare l'imbasso tattico. Vivienne. Inquisitor, what can I do for you, darling? Che magari te se sbagga l'abito più tardi. Parlatemi del circolo. I wanted to ask you about the Circle of Magi. Of course. What do you wish to know? Un paio di live si sbugga, ma in realtà basta che mi avvicino. Non era stato sciolto, effettivamente.
If the Circle disbanded, how can you still belong to it? The Circle is an idea, my dear. And an idea cannot be dissolved. Many of the first enchanters voted for rebellion, caring little that anything short of a unanimous decision would pit mage against mage. Rather than dissolving it, Grand Enchanter Fiona's vote split the Circle in two. The rebels follow her, the loyalists follow me. Cazzo, sono curioso di Irving. Chissà che cazzo ha votato Irving. Perché non succede da Fiona? If you lead all the loyalists, why are you only first enchanter and not grand enchanter? Grand enchanters are elected, and since there are no first enchanters besides myself, no vote can be held. I could name myself grand enchanter, but the title holds no meaning now. When the circles are restored, that will change. Va bene. Sì, sì, so che è la mamma di del nostro Alistair, nostro bellissimo Alistair. Come si viveva nel circolo. What was it like to live in a circle? My dear, your question is the root of all problems with mages. I cannot tell you. Every circle was different. Their Templars were different, their politics unique. And every person within each tower had an experience of circle life unique to themselves. Some people suffered and some were content. Some were cruel, some compassionate, and some indifferent. The same is true of people everywhere, in all circumstances, whether they are mages or not. E la vostra esperienza? So, tell me about your personal experience with the Circle. I enjoyed life in the Montsimard Circle, my dear. It was an edifice devoted to knowledge and refinement. And mages need the company of other mages. No one else can truly understand the challenges we face, nor see the world as we do. Com'era vivere segregati? You must have been under constant supervision, being forced by Templars to live in the tower. Was that hard to endure? My dear, I have a suite in the palace and a wing at my dear Duke Bastien's estate. I've never been forced to live anywhere. Most circles allowed mages to live away from the tower, either on their own or in service to the nobility. All that was required was permission from the first enchanter. Some circles were harsher in their restrictions. Kirkwall was the worst, but it was the exception. Most were quite permissive, perhaps too permissive in retrospect. Visto che metà dei maghi che facevano qualcosa fuori evocavano la morte, Dio Cristo. Sarebbe bello sempre se vivo Fiorella, visto che comunque è un custode grigio, quindi non arriverà ai 40 anni, povero Cristo. Com'è scoppiata la ribellione? Comunque queste sono domande forse per spiegarti del mondo, no? Però, vabbè. How did we come to this state with the circles in revolt? A failure of perspective that infected circle leadership. Mages lived solely in a world of Templars and mages. They could not even imagine what was beyond the tower walls. Kirkwall gave the world a reason to remember its fear of magic. A mage killed hundreds with a snap of their fingers. Across Thedas, a new tangible fear of magic grew. Commoners and nobles alike called out to the Chantry for protection. But the malcontents in the towers thought nothing of this. They cared only for themselves and for their anger at the new Templar restrictions. When a mage attempted to assassinate Divine Justinia again, the mages protested the investigation. The leadership chose to vote on independence based on the intolerable conditions imposed by the Templars, sparing no thought to the fact that magic was more feared in the aftermath of these attacks than it had been since Tevinter's day. So long as they had their freedom, they could care little for riots, angry mobs, or about pitting mages against each other. Vabbè, insomma, hanno tirato la corda troppo forte e quindi quella è esplosa, neanche si è spezzata. Conoscete Fiona? Are you familiar with Grand Enchanter Fiona? We've met. Before her horrendously ill-timed and selfish vote for independence, I thought her adequate at her job. In her dotage, she could not handle looking after the well-being of so many people. We would have done better to replace her years ago, to let her spend time gardening. Avevano buoni motivi. Did they have cause to rebel? In the aftermath of their terrorist attacks? Was that really the most opportune time to break away?
by all means protest abuses by the Templars. Just don't do it in a way that says mages support wholesale murder. By voting when they did, my colleagues all but declared war upon the ordinary people of Thedas. A war in which we are outnumbered 100-1. Ma quella purtroppo... Quello quando ti prende l'istinto, tra virgolette, di sopravvivenza, di rivalsa e compagnia parti, no? Però lei c'ha ragione, siete stati dei coglioni, gli è stato in modo gentile. È appena esplosa una cazzo di chiesa, è morta una delle cose più grandi della chiesa, delle capoccette. Non fatela sta cosa, no? State zitti zitti, quatti quatti, e poi ne riparliamo, no? E invece subito hanno pressato. E hanno scatenato un caos della Madonna. No, infatti lei veramente, vedi, uno dei quei maghi che io dico, guarda, tu vuoi abitare per cazzi tuoi in mezzo alla gente? Puoi farlo, perché sei consapevole. Tu sei consapevole di quello che sei, di quello che sei in grado di fare, di cosa comporta la tua esistenza. Cioè, lei, brava. Maghi contro maghi? Eh sì, perché giustamente c'erano quelli intelligenti tipo Irving e c'era Fiona. I thought the fighting was only between mages and Templars. Why are mages fighting mages? The vote for independence was carried by only a small margin, but Fiona chose to let the motion stand. Those who opposed a rash declaration of war against the entire free world had little choice. By breaking from the Chantry when they did, the rebels declared themselves in support of mass murder. Anyone who did not wish to support terrorism and the slaughter of innocents was forced to take arms against the rebels. Purtroppo i cristi, che invece volevano starsi zitti, quatti e compagnia, si sono ritrovati da due fuochi, tra i maghi che gli facevano pezzi di merda perché non avete votato, e i templari, e le persone normali, che non è che dicono tu sei mago buono o mago cattivo, no? Probabilmente gli spara una palla di fuoco sui denti, perché Anders io continua a dire a gente che lo difende... Che non sia del roleplay non c'ha senso. Non riesco a trovare una posizione nel mentre. Voglio aiutare il circolo. Is there anything I can do to help your efforts at restoring the circle? After the circles fell, their libraries were plundered by scavengers. 1,000 years of recorded knowledge in the hands of bandits. It makes me sick to think of it. I've received news that some tomes have been located. If you are interested in writing this wrong. Va bene. I'll look into it for you. If you can take care of this matter, the circle would be in your debt. Purtroppo sì, Barot. Ma io, come ho detto, mi pare forse la scorsa proprio, io mi sono scontrato un po' con la community dei Dragon Age. E purtroppo mi dispiace sempre quando ci si proietta così tanto all'interno di un videogame. Perché io capisco il sentirsi affini e compagnia. Però ci stanno dei momenti, secondo me, in cui è troppo, in cui si perde proprio il riuscire a fare i collegamenti, no? L'essere razionale. Lo lasciamo perdere. I always have time for you, my dear. Stai calmissima. Perché di nuovo parlami del circolo? È il solito bug? I want to ask you about the Circle of Magi. Of course. What do you wish to know? Parlatemi dei Templari. You must have an opinion of the Templars after living so long in the Circle. Having opinions about Templars, my dear, is exactly like having opinions about mages or Navarans or men. Non sai un cazzo. I have known some who are impossible to endure and some who are utterly charming. I have suffered insults at the hands of those in the armor, but no more than I endured from nobles or tradesmen in Val Royale. Personally, I have found the Templars a useful tool, skilled at keeping more unpleasant elements at bay. Va bene. Ma in realtà la ripeto, Barotto, cioè, finché ci sta che tu stai ruolando un personaggio che è particolare, che fa dei ragionamenti, ci sta pure. Però fuori da giocatore, sentire le persone, ma ha ammazzato 10 persone. Cioè, allora Hitler era una brava persona. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, nel senso, boh, poteva andare peggio. No, stai calmo.
Parlatemi di voi. I'd like to know more about you, Madame Vivienne. Whatever would you like to know? Di dove siete? Omelette fromage, di dove siete? Your accent's not Orlesian. Where exactly are you from? I am from the Circle, my dear. One's country of origin rarely matters there. But if you must know, I was born in Wycombe in the Free Marches. I was sent to the Austwick Circle, but I transferred to Montsimar while still an apprentice. Ah, aspettate, lei dice il vostro accento, però io in realtà fino ad adesso l'ho sempre sentito quel... Però forse sì, è sempre quell'accento simil, ma che sta un po' più della, quindi non è proprio. Boh. Basta! Come siete arrivati a corte? I'm curious how a circle mage winds up a courtier. Nobody winds up at court, my dear. It takes a great deal of effort to arrive there. Diglielo un po' sto cornuto. Duke Bastien de Ghislaine, an advantageous connection that opened many doors. When the position of enchanter to the imperial court became vacant, I was able to secure it. Guarda, veramente il personaggio, io capisco che appunto c'è il doppiaggio, non è D&D e compagnia, ma mi pizzica veramente un paio di corde sentire il personaggio che c'è scritta una cosa e che poi gli dice totalmente un'altra, che voi non avete idea, Dio Cristo. Avete sposato il Durca? Il Duca? You're married to the Duke de Ghislaine? Of course not, my dear. Don't be ridiculous. Marriage is the business of alliance and inheritance. I'm Bastien's mistress. No, aspetta. Cioè, no! Non siete l'amante, siete la mistress. Ha detto mistress. Che è differente. Cioè, lei lo lega al muro e lo frusta di legnate. Sua moglie cosa ne pensa? And what does the Duchess de Ghislaine think of this arrangement? We got along quite well. Duchess Nicoline and I used to host musical salons together. She was a great patron of the arts. She passed away from a fever a few years ago, the poor dear. Aia, povera chissà. No, no, ma io non sto, infatti, non sto criticando quello barotto. Sto criticando che la traduzione è scritto amante, ma è una mistress. Cioè, le parole... Perché se no dicevano lover, concubina, quel che cazzo... Ah, ok, è inteso quella tipo la padrona. Non so come cazzo dirlo, perché io in realtà con mistress mi è da pensare altro. Sì, ok, l'amante, ma quella un po' più greve. Però effettivamente l'italiano è pure una cazzo di lingua infinita. Incantatrice di corte. What duties does a court enchanter have? I am tasked with providing assistance to the Empress on arcane matters. Ah, Celine. Most of my predecessors restricted this to lighting lamps and doing parlor tricks. In such troubled times as these, however, I provide political advice to Her Majesty on the subject of the Mage Rebellion. Va bene. I always have time for you, my dear. Nient'altro. Fissiamo sta armatura magari facendo così. Vedete se fissa. Ma che cazzo vuol dire? Che vuol dire che se io zoom così si fissa? Dio madonna. Va bene. Era la signora della casa. Sì, c'è sta un bordello. Le lingue sempre bellissime. Sala da guerra, Josephine. Andiamo da sera? Andiamo da sera. Personaggi. Questo rapporto di Josephine è piuttosto rovinato poiché è passato in diverse mani. Riguardo a sera, Jenny la Rossa è bellissimissima. Donnana von Tuttadana. Ah no! Penso che... Ma, scusa, ma hanno voluto... Mi sa che era Donna Nana tutta tana in realtà doveva. Però vabbè. Ho l'incombenza di commentare su questa Jenny la Rossa. In quanto facente parte della corte, è necessario comprendere l'effetto delle sue azioni, anche se non so in quale misura sono efficaci o inefficaci. So solo che costei ha vessato le guardie cittadine di tutto il Tedas e l'ha sempre fatta franca. Stando alle fonti, il mio possesso
Sembra evidente che tale identità venisse assunta da molti vicini individui e spesso nello stesso momento. Un disegno piuttosto esplicito di una guardia con le brache calate. Il peso dei crimini a lei attribuiti oscilla tra il grave e l'influente. Sebbene i rapporti ufficiali volino tali azioni come altamente scorrette, so che molte delle presunte vittime erano individui poco raccomandabili. Sara li chiamerebbe un branco di infelici. Proprio così, mammina, che si impicchino. Eh? Pare che i bersagli di questa Geni la Rossa siano criminali, schiavisti e perfino gilde di assassini. Il beneficio di avere molteplici persone che intervengano localmente permette di esercitare il controllo su una zona più vasta. Anche se non è una regola, pare non esista un vero e proprio protocollo, non serve un titolo per fare schifezze e meritarselo. Chi è dunque la nostra Geni la Rossa? È vissuta a Valroia per qualche tempo, sebbene il suo accento sia evidentemente ferelliana. Ha sbeffeggiato la mia domanda riguardante le sue eventuali preoccupazioni elfiche. Ho parlato con Leliana a proposito del pericolo di questo gruppo e la nostra conclusione è che questa Geni la Rossa è perlomeno una buona distrazione. Sai che mi frega. Non ho capito se lei ogni tanto si fotteva il codex e lo cambiava brutalmente. Sì, ma perché penso che siano quelle battute tradotte dall'inglese barotto, che quindi è un bordello, Dio Cristo. Ah, Sera. Chasing the Lord Seeker, I hear. Anyone who thinks they need Lord in front of the name, that's bad. Bet he's got a portrait taller than he is. That's your first clue to a total ass. Fact. Madonna. Sono i Leak, grazie mille per il raid, belli, benvenuti. Minchia, puoi addirittura cacciarli? Ma serio? Sono praticamente tutti... Eh sì, perché è come donna nana tutta tana, no? Buonasera, Sony, e benvenuto per la prima volta, Nopnod. Veramente mi è sembrata pelata. Eh sì, è perché è bionda. Come state, belli? Benvenuti, benvenuti. Sera è l'unica che puoi buttare fuori, ma perché? Povera. Parlami del tuo passato, sappiate che siete entrati tipo in una serata codex e recupero i dialoghi, quindi sarà molto molto lunga, grazie per il follow, Nopnod. Benvenuto in taverna. Parlami del tuo passato. Tell me about yourself. What about me? Ah, cazzo. Eh sì, molto molto bello, anche se ogni tanto mi fa ingazzare come una faina. Di dove sei? How about the basics? Where are you from? Ferelden. I got that from the accent. Where in Ferelden? All over? Okay, fine. Denerim for a bit. South, north, wherever I want. Non hai alcun legame serio? There are no connections you want to mention at all? Nope. How very canary of you. What? Never mind. Good, right? Sì, credo che lei parlarci sarà sempre un piccolo ictus, intanto ci sta in person file di sotto. Di sottofondo. Oh, oh, oh! Quello che avevo detto! Sei strana per essere un'elfa! You're not like most of the elves I've met. Thanks, right? Or was that an insult? Suppose I could go barefoot and whine more. Like that Solus, right? Never be as good as we were. Well, who's we? I'm just fine. Vedete che... Vedi! Perché lei c'ha, non è come gli altri elfi, c'ha il corpo da umano. Infatti non è scalza, oh Bonnie, un elfo sano. Non c'è nulla che valga? There's nothing to learn from any of that history. Yes, don't do that. What? We lost so bad there was nothing left. You figure out what they wore on their deathbed, you wear it. Waste of time. Lei è particolare, un personaggio figo. Avevo visto quel Prince of Persia, veramente tanta roba. Comunque, grazie per il raid, bello. Dormi bene. Ah, le teorie su Sera. Di cui una quasi canone. Ma io, questa cosa io continuo a dirla. Perché gli avranno cambiato l'aspetto? Grazie, Sony. Gli avranno cambiato l'aspetto agli elfi. Però lei non è fatto a cazzo che c'ha il corpo umano, Dio Cristo. È sempre mezza elfa. Sì, vabbè, che è un elfa, devo tocca prenderla a cinghiate. Ma quello è un altro paio di mani. Chi ti ha addestrato? You're skilled. Who taught you how to use a bow? No one. That seems unlikely. What? I picked it up here and there. Mostly it just makes sense. It's not like that for you. Però vedi, se lui adesso... Cioè, lei c'ha ragione qua. Cioè, lei c'ha ragione. Che cazzo vuol dire? La prima persona che ha imparato a cucina, che cazzo doveva fare? Ha parlato con Cristo.
Elfi boia. Ok, scappo davvero, ti capisco. Elfi bastardi. È troppo fatto bene per... Ma no, non dico che sia un errore, però è che c'è una spiegazione dietro, come Solas anche. Ok, Barotto. Di solito no. Usually it takes considerable discipline. Hence my question. Hence? Look, I work at it. Practice a little. Not like Cullen and his pets. I mean, you miss, then you don't. Is it that hard to see when it's wrong? Is it an elf thing? Most I know couldn't find an arrow sitting on it. Right. Maybe I just make it look easy in shite company. Fact still is, no teacher. Where would I find one in alleyways anyway? We'll talk later. If you say so. Ma perché stiamo facendo i razzisti con Sera? Cioè, mi sembrano quelle sorta di risposte come, vabbè, ma sei un elfo, da qualche parte qualche stronzo ti ha insegnato a usare l'arco. Che vuol dire? Cioè... Ma... Va bene. Chasing mages, that's a Templar's job. A big, armored, pissed off helm polisher. Not too late to go find some. Or stay home. Parlami dei tuoi amici. You apparently have a lot of friends. Tell me about your network. It's not mine, right? I mean, it is, but it's also everyone. Everyone who wants to shove it to nobles who hide behind gold and silk. And hats, I guess. Esiste una Jenny la rossa? Is Red Jenny real? Or was she always just you and your friends? Don't know. Don't you care? Not if it works. I mean, Red is scary because... blood. And Jenny is... Look, nobody fears the bunch of people who do random stuff. And besides, it's easy. Nobles want a bogeyman because they need to believe normal people can't get at them. Numbers, right? It don't have to be so complicated. Sembra facile? It seems like it should be more complicated than that. That's why you be bad at it and why I'm here. You don't want to play, don't play. That's simple too. Dio, Caminin, venditore di kebab. Io lo... No, va bene. Io lo dicevo sul serio. Cioè, effettivamente, cioè, nella mia testa hai meno tracce possibili. C'ha senso come cosa. Nel senso... Se non è una persona, Jenny la rossa, ma siete tutti, è come gli Anonymous. Cioè, invece questo io abbia per il culo. Ah, scusate, come opera il tuo gruppo? Are you just about pranks and revenge, or is there more to it? Well, it's a weave, right? I grease a ballroom, so a wyvern chasing Git has to hunt Sprained. Strangely, handmaids leave his vault open. His heirlooms pay off someone else. Maybe clean streets in Kirkwall, so someone gets something else. Pish, pish, pish. A lot of people eventually get help or a laugh. Or maybe someone dead, if they deserve it. Io adesso non so che cosa scegli, dato che grazie per il sappo del pubblicità anche chi ha fatto l'abbonamento. Ci provo. Buono a sapersi. I'm glad I met you before someone decided what I deserved. You're no hateful ass so far. I'd just get you with a pie or something. Anyway, assassin's a bard's job, innit? No fun, that lot. They might plonk a noble, right? But only to raise another. Plus, I'm shite at singing. Oh, povera. Perché giustamente per lei sono bardi. Anche perché sanno effettivamente. Mi avevi promesso supporto. Where are the people you promised? If I knew, they wouldn't be much use. That's sort of the point. Look, unless your baddies are rocks or trees... They have people they use. Cooks, squires, wipers. Yeah, I know. Wipers, right? You better believe the one with wipers deserve it. Right in the... Well, anyway. The little people will be there when you need them. In a million little ways.
Bella come sta cosa, è molto molto figa in realtà. Cioè tutte le persone comuni magari stanno in mezzo a sta cosa. Non so perché mi ricorda tipo vagamente molto quella sorta di società che ci sta anche in John Wick, dove tutti quanti imboscati pure in mezzo ai vie stanno in mezzo a sta roba. Bentornato Star. E come riesci a farcela? This doesn't seem like it would produce much in the way of results. It's working for you. What, is every follower of yours a giant who does all things and knows your every move? Not your team of doers. I mean, the people gathering. Is that normal because it's religious? Seems like that should make it weirder. Sì, per cui il colpevole è sempre il maggiordomo. Più sono nobili, più sono inetti. Beh, finché funziona. I can play along if it works for you. You have a choice. Hail the Inquisition. Madonna. We'll talk another time. It's all good, innit? Minchia, tutti i dialoghi con Sera saranno uno scontro tra acchi di rincoglioniti, perché lei è molto caotica nei dialoghi. Il protagonista nostro dice cose a cazzo molte volte. E alla fine, Nictus. Hey, it's you again. Seri, umano, warrog, cambia. Queste sono cose che adoro. Queste sono cose veramente che adoro. Me lo dite molte volte. Opinioni sull'Inquisizione? Fa cagare a spruzz. Is the Inquisition what you thought it would be? Calling an Inquisition is a bit much, isn't it? Does the slot even know what they're chasing? Fair question for me as well, I suppose. Everybody following a rumor. At least I'm used to that. Opinioni sui nostri alleati? What do you think about the people who have gathered? Which, the ones who do things or the ones who give orders? Vediamo cosa pensa di Cassandra, dai. Thoughts about Cassandra? Not as buttoned up as she plays, right? Tough, though. I'd stand behind her in front of anything. Solas? What about Solas? Solas? His head's crammed up 1,000 years ago. E probabilmente ce li ha pure 1,000 anni. Varric? Anything to say about Varric? Varric? Too clever. Always saying something, but never saying it straight. Però vedi, è bello come lei sia molto caotica, però in realtà sa entrare molto dentro le persone, perché lei magari ha chiacchierato qua e là, visto che Cassandra è una topolona, Varric che fa sempre un po' il vago, che te dice cose, ma ci mette sempre in mezzo la cazzatina, è carina come roba. I consiglieri? What do you think about our spymaster, ambassador and commander? Liliana is pretty in places. Swear I've seen her too. Or heard she used to play. But that'd be mad. Now Josephine, she's as good at humbling her kind as I am. Just with less mess. Knows her business, if you have to have it. And Cullen. I suppose if you want a jackboot, you get a big one so you can grow into it. Nice hair, though. Perché immagino che, appunto, lei essendo omosessuale... Praticamente sei un Solas 2. A fine. Oh, Vivienne. What's your opinion of Vivienne? She's a bitch, but she knows. She better. E ha fatto il riassunto perfetto di Vivienne. Con tre parole. È una cagna, ma sa il fatto suo. È in gamba, è vero. È Vivienne 101. Blackwall, che ci ho parlato manco io, quel taroccone. Any thoughts about Warden Blackwall? He's too good, right? Like to see him out of that uniform. Not like that. E tanto. We'll talk later. Good, right? I'll be here. Non è una cagna, è la cagna. Ready for waiting. Va bene. Mica, abbiamo già finito con lei. I'll be back if I need you. Oh. Ma a chi non piacciono le cunari? Perdonatemi, sti donnoni con le corna bellissime, altissime, levissime. Allora, scusate, ma abbiamo finito? Ma davvero? Ah no, cazzo, c'è sta Blackwall, porca puttana. Andiamo da Blackwall. Sì, è più veloce perché ti lancia tutto in faccia brutalmente. Lei prende la lore, pum, sui denti. Dai. Ma poi perché si è messo in questa casetta in questa casetta in modo abusivo?
Sì, sera fa il lavoro suo e basta. Brava. Blackwall. Make her look at it. So much easier to ignore when it's far away. And to actually walk out of it. To be that close. Possiamo avvicinarci. It's right there. We could take a trip if you're that curious. I'm gonna have to decline. At least until I learn more about it. I have to admit, I thought you'd be... human. Yes. Io l'ho dovuta mettere Barotto perché sennò era un aborto. Almeno sei sincero. Being up front is better than Oxman. It was a foolish thought. Should have known better than to say anything. It's what you do and how you do it that's important. Just one question then. How do you think you fit in with all this? Voglio la pace. I just want to help stop the war. Try to put things back in order. A worthy goal, one I'm happy to support. For me, I'll be satisfied so long as we find the bastards that killed the Divine. They owe us some answers. Aspetta, ma è orlesiano. Perché l'hai detto? Adesso non posso guardarlo in modo differente. È orlesia. Però, scusa, lui non dovrebbe essere ferelliano. I've heard rumors of abandoned warden camps all over these parts. If we have time, I'd like to take a look. See if there's anything we can salvage. No, ok, no, non è orlesiano. C'aveva qualche strano accento, però non... Ho messo una muta che gli ha ringiovanito la faccia? No. Ho messo le texture 4K per i volti di tutti, ma cose che cambiano facce no. L'unico fatto è che è meno sudato. L'unica cosa che c'hanno tutti è che non hanno il sudore in faccia, tranne Josephine, a quanto pare. Parlami dei custodi. Let's talk about the Grey Wardens. You must know a lot about them. Ah, the Wardens. I'm afraid we're less exciting than we seem. Ma stai più a per il culo. Cioè fate un rituale con il sangue di Proluscura mischiato a quello d'Arcidemone e Delirium. Percepite i Proluscura, siete dei carri armati viventi che menano come dei tori. No, ma guarda. Cazzo. Ma stai più a per il culo. Cosa fanno i custodi grigi? Grigiano in giro. The Blight's been over for 10 years. What do Wardens do when the world's not ending? There are still Darkspawn. Just because we killed so many in Ferelden doesn't mean they're gone. And the world is not so peaceful that there's no use for good men with swords. Sometimes you have to figure out for yourself what the pledge to protect others really means. It's not always about just archdemons and blights. Va bene. Cioè comunque queste cose non le sai... Vabbè, un minimo... Allora, non dico tanto dei rituali, però che siano dei mega guerrieri che vanno a fa cazzotti con i proli che sono immuni... Quello là pure. Ma tranquillo, Ale, grazie per essere stato con noi. Bello, dormi bene. Oh, Sweet Summer Child, che cosa ho fatto? Mi sono sbagliato? Oh, è vero! Ruolo nell'ultimo flagello! Io continuo... Lui non è un custode, però vabbè. Questo sono io che mi impunto. Where were you during the Blight? I was in Ferelden. On my own, like always. Quietly killed my fair share of Darkspawn too. Cioè... Grandissimo figlio di buona donna. Io stavo con Alistair alla ricerca di un esercito di altri custodi e tu giravi per il fedende senza darmi una mano. Ma te devo biaccraniate. Su una cosa ti sbagli, ma non dirò cosa. Ok. Che è successo? Era Judo. Cioè, io mi stavo a spezzare a metà per trovarti. Tu stavi là a fatti i cazzi tuoi. Perché viaggiavi da solo? You haven't had contact with other wardens for a while. Why were you on your own? It's what I've always done. Recruitment only requires one man. Besides, I've always been a loner. Works best for everyone that way. Sì, sì, Barotto, lo so, io infatti quando sentite questi dialoghi non è lui, sono io che faccio questi ragionamenti. Cioè io che ripenso alle rotture di coglioni. Non voglio farti rispondere, no, vabbè, ci sta, brava, grazie, Kuro. Questo doveva andare dai custodi grigi a ritrovare i documenti. Questo è un coglione, niente.
Dove sono andati i custodi grigi? Tanto adesso mi dice a cazzo. So you have no idea where the rest of the wardens are? Do you find that odd? The blight is over. We don't need an organized force. And orders don't change much from day to day. For the last 1,000 years or so, it's been just find darkspawn, kill them, repeat as necessary. No, questo è... Allora... Let's continue this at another time. Mo non mi dite sì, no. Questo è uno stronzo che si è messo nei panni. Palude isolata. Questo è uno stronzo che si è messo nei panni di un custode grigio. Non è un custode grigio. Cioè, Duncan, fin dall'inizio, nonostante non ci sia il flagello, noi dobbiamo comunque rimanere pronti, prepararci. I custodi stanno sempre... Per carità, non dico le foglioline, però... C'è sta sempre quella cosa che tanto noi moriamo tra 10 anni, tra 20 anni, quindi tocca prepararsi, trovare quelli nuovi. Lui, vabbè! Something on your mind. Se non è un custode, come fa a sapere degli accampamenti? Ma perché immagino che i custodi mica vadano furtivi. Cioè, nel senso, cazzo gli frega a loro. Beh, penso che li puoi incontrare. Anzi, da quel che abbiamo letto, li incontrai ogni tanto che giravano i custodi grigi. Parliamo di te. I want to hear more about you. Compared to yours, my life will seem dull indeed. Aspetta! Cazzo, mi hai fatto fare un collegamento! Porca puttana! Tu eri una recluta! Bene, aspetta! Madonna, non riesco a dirlo. Tu eri una recluta di un custode. Ti ha fatto andare a fare la cosa che noi facciamo nel primo, dell'andare a cercare il sangue di Proloscura. È morto come uno stronzo e tu hai preso l'identità di sto stronzo. Ecco perché te sono venuti poi a cacciare, perché tu non sei... Mi sei spento il cervello. È finito. è finito la computazione. È finito. Sì, non... Madonna. Cioè... Porco di... Allora, tu eri la recluta di un custode. Ti ha portato a fare la cosa prima di farti il rituale. Probabilmente sto stronzo è morto. Però perché hai preso la sua identità? Perché avevi paura che t'accusavano d'averla ammazzato? È quella, secondo me, la cosa. Lui non è Blackwall. Lui è una persona che ha assunto l'identità di Blackwall. Per quello ogni tanto sento quell'anticchia. Di norma chi prendono come custodi? Nobili, persone importanti, qualcosa del genere. Si era spentasi la lampadina per un dato. Tutti. Le cose come sono, chi sono? Uomini. No, neanche. Vabbè. Di dove sei? Your name Blackwall doesn't sound Orlesian. Marcher then? Ferelden? I was from the Free Marchers originally. Markham. That was a long time ago. Another life. Ma dopo, cioè, ma non sempre prendono criminali però Barotto. Tipo nel primo c'è stava il nobiletto, c'era lo stronzetto che si era unito. Poi per carità, molte volte sì, c'è gente che è scappata di casa, gli fanno il rituale, bella. Però per quanto mi sta sul culo Blackwall, cioè, a meno che non sia un assassino, un figlio di puttana. Nel senso, povero Cristo. Dunque è un passato. I hear that many wardens were once criminals. You're right. And when you join, your past is forgotten, so let's leave it that way. Sì, però aspetta, mo c'è da dire una cosa. Questa è un'aggiunta di Inquisition. Cioè sì, anche durante Dragon Age Origins c'era sta cosa. Però... Cioè, è molto dei giochi recenti questa roba, perché tutti quanti con Duncan è un ore. Cosa? Sacrificarsi per il bene superiore? Poi sì, ci stanno anche i pezzi di merda, no? Che tu prendi, che ne so, Nathaniel, cose e compagnia. Però...
Ok, te stanno sul culo perché questo magari mi ha stuprato la figlia e tu o recluti. Che dici tanto per morire perché devono morire, no? I criminali sì, è più facile perché tanto gliene sbatte un cazzo. Però vabbè, quindi ecco perché c'avevi i tizi che te sono venuti a cacciare, perché eri un criminale probabilmente. Prima di diventare un custode. What did you do before you became a warden? I was a soldier, a nobody trained to wield a sword and follow orders. I grew weary of fighting other men's wars. So you became a warden? More or less. Becoming a Grey Warden was the first time I felt like I mattered. The life I led before seems hollow in comparison. Perhaps one day it will fade away. Sì, ma tu stavi addestrando persone, non eri semplicemente un comandante, un guerriero, eri qualcuno di più alto di rango. Eh sì, Kyle, che dicono per pararti il culo, rito di coscrizione. No, perché qua in Dragon Age esistono i custodi grigi, che sono sta sorta di organizzazione, che hanno una cosa che si chiama diritto di coscrizione. Essenzialmente tu dici, questo me lo porto da me, perché una volta che fanno praticamente sto rituale, campano 20 anni. Li mandano a combattere contro i mostri, mostri letteralmente, quindi diventano carne da macello, poveri cristi. E poi schioppano molto molto in tenera età, quindi molte volte se devi scegliere tra lo stronzetto stronzetto e il tipo criminale, prendi il criminale perché tanto è un criminale, non frega un cazzo a nessuno. Tra l'altro se superi il rituale, perché il rituale c'ha tipo 80-20 che muori, dettagli, ed è per questo che ci stanno pochi custodi. Perché unirsi ai custodi? Why did you join the wardens? Because they remember honor and sacrifice. Words that have little meaning to the rest of us, because they lay down their lives for those they have sworn to protect. We all need to believe there are such men in the world. I needed to believe I could be one of them. We can continue this discussion at another time. Very well. Minchia, quando tu mi puzzi di merda. Yes? Opinioni sull'Inquisizione? What do you think of the Inquisition? I expected more men, better equipment. You may have Andraste's favor, but wars are won by men, soldiers. Ho capito, zio. La società qua è nata da 2 giorni, dammi un attimo. Cioè, la gente deve pur viaggiare. Mi sembra ovvio. I don't need you to tell me what I already know. You asked for my opinion. That was my opinion. Blackwall, guarda, te do ragione. Io pensavo te lo dicessi in modo giusto. Te l'ha detto scazzato sto figlio di puttana. Pana con le corna. Vai. Cosa ne pensi della guerra? What do you think about all this trouble between the mages and Templars? Looking at it from where we stand, it seems inevitable. But that could be hindsight. How many of us actually saw it coming? Either way, I don't think the Chantry will ever recover. Ed è per questo che a me i custodi mi stanno parecchio sul cazzo barotto, perché come abbiamo visto in Dragon Age 2, nei DLC di Origine e compagnia, loro sanno tante cose e anche importanti del mondo di Dragon Age, e se le tengono belle strette, molte volte per motivi giusti, ma per altrettanti motivi sbagliati. Riguardo a Haven? What do you think of Haven? It's a war camp that was once a pilgrim's refuge. It's the state of the world, though, isn't it? Holy ground turned into a battlefield. Pity about that temple. Would have been nice to see it. Non era tanto bello, non ti preoccupare. Infatti non mi staccherò mai dalla cosa che il primo custode è tipo pure lui un tizio del Tevinter, un magister o qualcosa, perché... per carità, ha ancora molti punti interrogativi la sua identità, però mi puzzicchia veramente parecchio. Opinioni sull'entourage? You must have some feelings about our friends. Have you seen the stories Varric's been writing? His descriptions of me are colorful, to say the least. Opinioni sulla causa? What do you think of the Inquisition's cause? Restoring order is a goal I support wholeheartedly. But that's not the end of it, is it? Not by a half. The Lady Seeker believes we are restoring the Chantry. Others say it needs reform. I don't know where you stand on the matter, and I'll admit I haven't made up my mind either.
Ma in realtà Cassandra non mi pare che voglia riformare la chiesa. Per adesso vuole fare l'inquisizione e poi vedemo. E negli altri giochi infatti hanno fatto robe... Ma in realtà basta pensare a Torre de Corifeus, eh. Cioè, quella era... Boh, più livelli bloccati da demoni, magia del sangue. Beh, puttanaio. Sui consiglieri? What do you think of my advisors? Liliana is lonely. That's really all I see. All she has is her work. I pity her sometimes. As odd as that may seem. Me lo ricordo, sì, Barotto. Ma io, mica, mi state facendo ricordare tutti i ragionamenti che abbiamo fatto durante Origin. Che... porca troia. Può bastare. We should return to our duties. As you wish. You are, after all, in charge. Vabbè, te sto di parlamo più tardi, Dio Cristo. Madonna, che cazzo di modo di porsi. Allora, fammi leggere Blackwall. Fa vedere il tarocco. E addirittura sul grifone. Quasi stare più legnatine. E adesso tocca leggersi tutti i codex, non credo. Non ho molto sul custode Blackwall. Sappiamo che diventò conestabile dei custodi grigi a Val Kevin, quando il custode conestabile Fontaine ricevette la carica di comandante dei grigi dal suo predecessore. Inoltre è stato insignito delle ali di Silverite al valore, un'onorificenza conferita ai custodi orlesiani che si distinguono per l'intre... Non è orlesiano. Questo grandissimo figlio di Baldracon. Questo bastardone non è orlesiano, quindi ci ho preso. Piripiripiri. Gli eventi che gli valsero questo prestigioso riconoscimento sono però alquanto fumosi. I custodi grigi potevano bene i propri segreti, sia mai. Ma pare che la vicenda riguardasse una campagna per occupare gli accessi e le vie profonde nell'Orlé. Blackwall salvò molte vite in questa occasione. Blackwall è morto lì. Perché questo Star non è orlesiano, perché non parla tutto con l'accento francese. Appena detto che è delle terre libere a fanculo. Quindi c'è una discrepanza sui documenti d'identità. Molte vite in questa occasione. Secondo le mie fonti, il custode Blackwall viaggia da solo ormai da diversi anni. Il suo ultimo avvistamento alla fortezza di Valkevin risale al... minchia, 937. Era del drago. La struttura era in stato di totale abbandono, come tutti gli altri avamposti dei custodi. Credo che Blackwall si stia interrogando sui motivi della loro sparizione, almeno quanto noi. Forse un giorno avremo delle risposte, Liliana. Dietato paper, please, esattamente. Allora, ragazzi. Abbiamo finito i dialoghi. Allora. Abbiamo finito i dialoghi. Adesso, ricorda che tu puoi essere deferente e essere messo nei custodi di Orlé, anche se sei qui in ranghi non vuol dire che tu sia orlesiano. No, no! Io non sto dicendo quello, infatti. Io sto dicendo che dov'è? Io avevo letto tipo che fosse orlesiano di origini. O ho letto male. Certo, la carica della processione inoltre è stata insegnata delle ali servite a valore. Ma custodi orlesiani che si distinguono... Però beh... Allora, non, effettivamente non c'è scritto che è nata Orlé, però solitamente, cioè se tipo, che ne so, mi prendi, mi regludi nel Ferelden e non mi spari ad Orlé. Però, dici, ci potrebbe essere comunque. Mezz'ora prima del previsto, hai visto, Kyle? Tocca leggersi i codex, ragazzi. Adar Devashot domanda perché il mio protagonista è ritratto con il tarocco della capra. Allora, quello perché dovevano spararlo lontano dal Ferelden, poi, povero Cristo. Allora, mettiamo un po' di musica di sottofondo. Perché se no... Ancora ci manca il Thor, sì. Ost. Il simbolo di Thor. Nazismo delle capre, ma dei cunari, altro che... Oh, ma ci mettiamo la musica di persona di sottofondo. Eccoci qua. Allora, questo è il mio codex.
Adar Devashot, i cunori di Parvolen vivono secondo il Qun, una dottrina religiosa e filosofica che definisce ogni aspetto della loro società. I genitori di Vashadar abbandonarono quella vita di privazioni prima della sua nascita, trasferendosi entro i liberi confini e crescendo al di fuori del Qun. Certo, se sta linea di dialogo, porca di quella puttana, me la metti nel background, mi faresti un favore. I cunari educati al fuori della loro società sono spesso temuti. L'audio è troppo alto? Non credo. Evitati o incompresi dalla maggior parte degli abitanti del sud. I cittadini dell'Orleo del Ferelden li vedono come schiavi senza cuore o pericolosi banditi. I cunari che non fanno parte del Qun sono relativamente accettati dalla società, spesso preceduti dalla loro fama di mercenari. Vashadar si unì alla compagnia di mercenari Valokasi in gioventù, guadagnando negli ultimi anni la reputazione di valente combattente. Ricevette l'incarico di fornire protezione al Conclave in qualità di entità neutrale tra i templari e i maghi. Dopo la disastrosa esplosione al tempio delle saghe ceneri che uccise la divina, Adar fu l'unica persona a restare in vita. Voci parlano dell'intervento del creatore riguardo al misterioso marchio che ha sulla mano. Anche se in realtà, essendo verde tutto quanto, è roba elfica, ma lasciamo perdere. Tali voci sono state diffuse da coloro che affermano di aver visto Andraste in persona condurre Adar fuori dall'oblio. Va bene. No, no, Kael. Ah, questo è il cancello. Ah, ok, è così in realtà. Nel canon è questa la sua roba. Vi sono alcuni che affermano che per gli uomini non c'è posto nella chiesa. E minchia, quello che stavo dicendo. Strano che ci sia un uomo a sti livelli. A eccezione del rango più basso di studiosi e di coloro che si siedono tra i templari. Ma non è vero, questa è un'organizzazione presente in 7 nazioni, dalla chiesa del più minuscolo villaggio fino alla gran cattedrale Varroia. Non bastano i sermoni a tenerla in vita. Esiste un esercito invisibile che lavora per assicurare la distribuzione dei pasti, l'esecuzione delle riparazioni e la presenza dei fedeli. E molto di questo è opera dei fratelli della chiesa come me. La posizione di alto cancelliere con un uomo accanto alla Santissima sono io che decido chi ella può ricevere, gestisco la sua corrispondenza, porto la sua parola nel Tedas e fungo da consigliere su faccende che potranno anche sembrare terrene, ma che non possono essere ignorate. Se io dispongo di influenza è qualcosa che uso raramente, potrei dire mai. Ah, ok. Questo è un incarico a cui mi dedico con solennità. Io e i miei collaboratori portiamo il fardello affinché gli altri siano liberi di guidare gli spiriti del Tedas senza impedimenti. Non è tra dell'alto cancelliere Rode che Cassignone era del drago. Buonanotte, Star. Grazie per essere stato con noi, bello. Che abbiamo letto. Continuo a dirla bellissima la cosa di Cassandra. Divina Giustinia, che sembra, direttamente un video di Freddie Mercury. La venerata madre Dorothea dell'Orlé succedette alla divina Beatrix III nel 934 del drago, assumendo il nome di Divina Giustinia V. Si conosce ben poco sulla vita di Dorothea, antecedente al suo ingresso alla chiesa come iniziata, ma aveva dato prova di essere una pensatrice liberale e progressista, al punto di nominare Leliana, una novizia con un passato da bardo, sua consigliera di fiducia. La caparbietà con cui perseguiva i propri obiettivi e il suo presunto sostegno alle ribellioni di maghi l'avevano messa in cattiva luce agli occhi del clero più potente e tradizionalista, non più in grado di controllare la divina come un tempo. Certo, grazie per il sappo della pubblicità, bene anche che ha fatto l'abbonamento. Nel 940 nel drago la divina Giustina ha organizzato un vertice per negoziare una tregua tra i maghi ribelli e i templari separatisti della chiesa. Il conclave divino si è tenuto presso il tempio delle saghe ceneri, il luogo più consacrato del Tedas, prima che fosse raggiunto un compromesso. Un'enorme esplosione ha spazzato via il conclave, demolito il tempio, squarciato il cielo e mandato in frantumi le ultime speranze di pace nel mondo. La divina Giustinia V ha perso la vita al tempio delle Sacre Ceneri, la chiesa è smarrita senza una guida e dal destino sempre più incerto. Se il Tedas non verrà riportato all'ordine, Giustinia V potrebbe passare alla storia come l'ultima divina della chiesa. La mia voce sta già finendo. Questa chi è? Grande incantatrice Fiona. La grande incantatrice Fiona è considerata un'anomalia tra i maghi, per esempio è l'unico membro del circolo dei maghi ad averlo abbandonato per entrare a far parte di questo dei grigi, come sappiamo. E poi farvi ritorno, è vero, perché lei è immune. È vero, perché lei non ce l'ha più la macchia. Le circostanze del suo ritorno sono ignote, ma l'autorità che ottenne all'interno del circolo le permise di scalare rapidamente i ranghi. Divenne prima incantatrice della torre di Monsimard, quindi fu eletta grande incantatrice nel collegio di Cumberland. L'ultima elezione fu trainata dalla sua ambizione a una maggiore libertà per i maghi, visione a suo avviso sostenuta dai custodi. Ma non è che lei è mischiata con Corypheus, perché il fatto è che se i custodi stanno con Corypheus, poi dipende quando è successa sta cosa.
L'urgenza per un voto in materia portò al disfacimento dell'Università degli Incantatori nel 940 era del drago e dopo il tentativo di una votazione segreta all'arresto di Fione e dei suoi seguaci incantatori a opera del primo cercatore Lambert e cercatori della verità. Dopo essersi recata alle rovine della distesa di Andor, gli maghi fuggiti votarono per l'indipendenza del circolo dei maghi. Questo diede inizio alla ribellione dei maghi. Sebbene Fiona non rivesta più la carica ufficiale dell'incantatrice, molti maghi la considerano ancora una parte fondamentale della ribellione. Va bene. Questo è... Scusate, ma il tarocco mi spoiler. Cioè, vabbè che l'ho capito, ma Dio Madonna. Non è per niente impossessato. Ma poi che cazzo di tarocco è questo, scusa? Ah no, questo mi sa che è quello che viene pri... No, è Lucius. Scusa, perché me lo fanno pelato con i baffi se non è così? Per mesi tutti eravamo certi che la morte del primo cercatore Lambert fosse un assassino... Fosse un assassino perpetrato dai maghi. Dopotutto egli aveva dichiarato nullo l'accordo nevarriano, gettandoci a capofitto in una guerra contro i ribelli. Per quale altro motivo l'avrebbe assassinato? L'avrebbero assassinato, se non per un atto di vendetta. L'intero ordine dei Templari era pronto a combattere contro i maghi, una cosa che sapevamo sarebbe accaduta nel giro di qualche settimana. Per questo le lezioni di Lucius Corini mi portò alla disperazione. Stando ad alcuni cercatori della verità con cui avevo parlato, egli era un moderato. Accettò il conclave della divina e ogni templare che conoscevo era certo che sarebbe sceso a compromessi pur di porre fine alla guerra. Ma ultimamente sembra diverso. Non l'avevo mai incontrato prima che assumesse il comando. Ma anche in questo breve lasso di tempo le sue opinioni sulla guerra sono mutate. Non è andato al conclave che aveva sostenuto personalmente. Infatti pare fosse una decisione di cui si era pentito. Parla dei templari come di una forza che deve affermarsi da sola. I nostri compagni sono tutti troppo zelanti per ascoltare. Non so da dove sia scaturito questo cambiamento, ma comincio a credere che la morte di Lambert sia molto più oscura di quanto crediamo. Nel nostro ordine manca qualcosa e so solo che scoprire cosa va ben oltre le mie capacità. Da un templare sconosciuto, magari il signorino di colore che c'aveva a fianco. Sera! Ma non l'avevamo già letto? Sì, vabbè, non l'aveva segnato. Ho lasciato l'Emporio Nero a mani vuote per due motivi. Primo, quasi tutti gli articoli in vendita non erano per le mie tasche. Secondo, ho dedicato gran parte della mia breve visita a soddisfare la mia curiosità riguardo al proprietario. Ho guardato l'antiquario di soppiatto da dietro pile di libri, dagli scaffali e a un certo punto perfino da un cesto di calzini spaiati. Lui se ne stava seduto immobile al centro dell'Emporio con la pelle cinerea e rattrappita, bofocchiando con una voce talmente ruvida e aspra che sembrava il suolo di ramoscelli che si spezzano dopo una siccità. Una ragazzina di non più di 12 anni correva avanti e indietro per esaudire le sue numerose richieste. Un altro cliente, notando il mio interesse, mi ha confidato che la ragazzina, presumibilmente un'orfanella strappata alla strada, si prendeva cura dell'antiquario. Gli serviva da mangiare, lo lavava e via dicendo. Data la sua età incredibilmente avanzata e oltre all'estrema fragilità della sua pelle, poteva sopportare solo il tocco più leggero della più piccola e delicata di tutte le sue inservienti. Solo così può rientrare in un possesso della sua giovinezza perduta, ha aggiunto l'uomo. Intorno a me vi erano oggetti leggendari, ma nessuno di essi mi appassionava quanto l'antiquario. Da una pagina di un diario trovato nella città oscura di Kirkol. Va bene. Buoni. Materiali... sbagliato. Materiali per creazione. Oh, questi sono rapidi. Aculeo di drago. Il legno dell'albero dell'aculeo di drago è noto per la sua resistenza e viene impiegato per creare archi di qualità notevoli. Anche le foglie sono molto utili, da secoli gli alchimisti sanno che un estratto di foglie di aculeo di drago è in grado di migliorare e stabilizzare i composti magici più volatili. Compendio, oh Ignes! Ignes Arancia è quella di Dragon Age Origins, madonna, è la... come si chiama? La studente anche di Wine. Embrium. È un fiore dalla famiglia delle orchidee, o delle orcodi, però quella è un'altra italiana. Le sue qualità terapeutiche furono scoperte grazie alla sua eccezionale bellezza. La figlia prediletta di Messer Ignaz Polens, marca puttana, storlesiano di merda, contrasse una terribile malattia ai polmoni. Questa l'avevamo letta anche in Origin, o nel 2 forse. Che i guaritori non erano in grado di curare, considerandolo ormai spacciato, i genitori circondarono il suo letto con fiori dai colori sgargianti, sperando di rendere un po' più allegri i suoi ultimi istanti di vita. Stranamente però la ragazza iniziò a riprendersi e a recuperare le forze. I genitori erano fuori di felicità ma altrettanto stupefatti. Poi i guaritori scoprirono che il profumo di uno di questi fiori aveva avuto effetti benefici sui polmoni della ragazza. Quel fiore era un Ebrium, in seguito denominato Salubrius Ebrium. L'altra varietà di questo fiore, nota come Ebrium Oscuro, possiede alcune proprietà magiche, sempre di Ines. Erba esile.
Come recita un antico adagio, l'erba esile cresce soltanto per confortare gli afflitti. Se i vicini notano dei ciuffi d'erba esile verdeggiante nel giardino di un'abitazione, allora esprimono il proprio affetto senza neanche chiedere cosa sia successo. Questo perché un tempo la pianta veniva aggiunta alle pietanze cucinate per accelerare la guarigione degli infermi. Di solito grandi quantità di erba esile indicano la presenza di un malato in gravi condizioni. E queste sembrano cazzate, però ripeto... Cioè, tu ti infogni anche così tanto all'interno dell'ambientazione di un gioco per ste cazzate. Cioè, perché tu sai che se trovi magari questi determinati oggetti, queste determinate cose, queste determinate creature, sai che ci sta succedendo una determinata cosa in quella roba lì, in quella zona. E questa è una figata. Fungo delle profondità, questo lo sappiamo perché molte volte faceva infettare le persone con il sangue di Prole Oscura, ma dettagli. Il termine fungo delle profondità raggruppa tutte le varietà di funghi che crescono nelle caverne del sottosuolo e in molti affratti delle vie profonde naniche. La loro raccolta può rivelarsi pericolosa per via dei Prole Oscura che infestano spesso le vie profonde. Di conseguenza i nani mercanti preferiscono affidare questo compito ai senza casta, promettendo una misera percentuale dei profitti derivanti dalla vendita dei funghi in superficie. Le varietà più comuni utilizzate dagli erboristi sono le spore del flagello, il fungo dei ghoul e i funghi sulfuri. Poi dici perché ti prende il cagotto, ma infatti con questa roba ragazzi ci fate i veleni. Quasi tutte contaminate dalla corruzione dei Prole Oscura. Pur non potendo trasmettere il morbo, tale caratteristica le rende spesso molto velenose. I funghi delle profondità devono essere maneggiati solo da erboristi esperti e consumati solo dopo un'attenta preparazione, altrimenti possono causare follia, gravi crampi addominali o portare perfino al decesso. Gravi crampi addominali si chiama cagotto a fischio. Letteralmente. Però. E tanto peccato però che qua non me ce l'hanno fatta un'estetica. Peccato. Grazia cristallina, mi sa che questo è nuovo. I fiori di grazia cristallina sono apprezzati tanto per la loro bellezza quanto per l'efficacia medicinale. Di un blu pallido e a forma di delicate campane di cristallo quasi tintinnano accarezzati dalla brezza. Ho sentito dire di una signora orlesiana che piantò delle grazie cristalline nel suo pergolato. Poi chiese a un mago della cuspide bianca di incantarla per produrre quel suono. Alla fine si stancò del tintinnio e diede fuoco alle aiuole in un impeto di rabbia. Che questo sia di insegnamento. Le piante sono fatte così per volere il creatore. La nostra interferenza raramente può renderle migliori. Va bene. Mi rompo il cazzo del rumore dell'albero. Do fuoco a tutta la piantagione. Ah, grazie Elda. Che tanto è vero uscita quella dell'Archer Mago. Loto sanguigno. Non cercate di filarvi. Ci hanno detto che siete il migliore. Ecco perché vi è stato assegnato l'incarico. Non siete stato voi a procurare i 200 mazzi di rose bianche per il ballo d'inverno dell'imperatrice lo scorso anno? La Comtesse finora è stata molto paziente, ma non capisco perché sia così difficile riempire lo stagno del giardino. Non accetta ulteriori scuse e non si accontenta del loto dell'alba. È bianco, i fiori devono abbinarsi alle tende di seta. È fondamentale, viola scuro, rosso scuro. Non tirate in ballo la sicurezza, gli ospiti saranno perfettamente al sicuro. Zia... Orlesiani. E nel caso in cui dovesse cadere vittima dell'allucinazione per colpa dell'eccessiva concentrazione e essenza di loto nell'aria, sono certo che la serata potrà solo migliorare. Vabbè. Non mi interessa se dovete mandare qualche palude putrescente, il Ferelden, fatelo e basta. Nota per ciambellano di Lorent al gran giardiniere Humbert Vauclain, o Vauclain. Riguarda la decorazione del giardino per la festa d'estate della Comtesse Darnier. L'incoglionita. Secondo le voci che circolano a Val Royale, il ciambellano è riuscito a convincere il grande giardiniere a fornire 400 piante di loto. La festa è stata un grande successo, nonostante si sia conclusa con almeno 20 ospiti assopiti sul prato. Tre nello stagno e una signora che ha perso svariati denti mentre mordeva la statua di marmo del padre della contessa, convinta che fosse la torta. Va bene. Radice elfica, vabbè, questa è la basic, serve per fare le cure. Come suggerisce il nome, venne impiegata per la prima volta dagli elfi di Arladan per aumentare l'efficacia medicinale. Quando gli elfi furono conquistati dall'impero, i magister ne apprezzarono l'utilità e contribuirono a diffonderla nel territorio imperiale. La radice elfica è una pianta robusta con grandi foglie verdi che cresce allo stato selvatico in molti luoghi. È talmente comune che si trova spesso nei giardini tra le coltivazioni, ma non viene estirpata come il resto della malerba. Molti apprezzano il fatto di poter avere accesso facilmente a questa piantina meravigliosa. Se si strofina una piccola quantità dei suoi succhi sulle ferite, per esempio, si accelera l'immaginazione e si attenua il dolore. E masticando le presenti radici si possono curare disturbi minori come indigestione, mal di gola e flautolenza, mi servirebbe in questo momento. Esistono molte varietà, ma le più utilizzate dagli erboristi sono le radici elfiche amare, delicate e reali. Belle ste cose. Stelogracile. Defecare un chilo di castagne. Hai idea del tempo che ci vuole a raccogliere quella quantità di stelo gracile?
So a cosa ti serve. Nessuno può bere così tante di sangue. Non ho capito. Chiuderò il baule a chiavi. Fai scorta per conto tuo. Tu e Ferran state nei vostri alloggi. Una nota scritta dall'apprendista Verdalin del circo del Ferelden. Per il creatore, Vera. Le cose non stanno così. Tutte lo stelo gracile che c'è nel baule era comunque secco. E tu sai che è efficace come medicinale preventivo quando è fresco. Ma scusa, ma è merda. Non ho capito. Sono più interessati ai suoi effetti sulla mente in combinazione con altri tipi di piante. Ines la è al corrente di tutto. Chiedeteglielo. E te lo dirà. Forse hai dimenticata che gliel'avevo già detto. E poi ti prego, Fern e io siamo capaci di divertirci senza ricorrere al vecchio trucco dell'intingi e mescola. Forse sei tu ad avere sviluppato un certo interesse per i libri che non parlano solo di botanica. No, raga, non ho capito. Scusa, ti avevo detto che non potevi prendere. Scusate. Non c'è più. Allora, mi sono sciolto la testa o c'era scritto di cagare le castagne? No. C'era scritto, no? Ma era un type, era un'altra cosa. Ma era un bug. Ti prego, Ferran. Chiudo il baule a chiave. Okay, quindi non c'entrava il cagare castagne. Perché infatti non capivo il collegamento tra il cagare castagne e questo. No, ma il fatto è che è sparito Merm non, nel codex. Non c'è, in questo coso, non c'è più il cagare castagne. Che vera. C'è scritto. Cioè, cosa, eh? Sai cosa ti serve? Nessuno può bere così tante tisane. Cosa serve? C'era nel baule. Dove dice dell'incantatrice? Vabbè, che mi si stanno cominciando a intrecciare gli occhi, ragazzi. Mi si stanno cominciando a intrecciare gli occhi per quello, allora. Lasciate perdere, minchia. Minchia. Ah, fammi togliere queste stelline di merda qua che mi triggerano l'anima. Ok. Creature. No, queste così... un cazzo così poche. Confesso la mia preoccupazione nell'osservare il numero sempre maggiore di maghi che vincono molteplici spiriti a un singolo oggetto. Per il mortalitasi, interagire con gli spiriti è un compito serio, quasi intimo. Questi ammaliatori, come amano definirsi, vincolano molti spiriti semplici, solitamente a libri o a oggetti su cui è facile applicare le rune, così facendo sminuiscono la portata dell'interazione con gli spiriti, riducendo a un mero esercizio meccanico. Bellissimo. Che tale magia sia utile all'ammaliatore non lo metto in dubbio. Nonostante il potere contenuto in tali oggetti sia difficile da concentrare, la magia che emana può essere facilmente distribuita entro una vasta area, potenziando gli alleati del mago. Gli ammaliatori affermano che nessuno spirito è in grado di spezzare il loro vincolo e che gli spiriti non sanno collaborare a sufficienza per attirare un piano di fuga. Attivare. Inoltre, siccome tutti i vincoli sono legati all'ammaliatore, non c'è il rischio che tali libri incantati finiscano nelle mani sbagliate. Tuttavia quei libri sono nelle loro mani e io sono preoccupato, nonostante questa pratica si sia ormai diffusa in quasi tutto il Tedas, pare abbiano avuto origine nel Tevinter, ovviamente. Questi maghi vincolano spiriti e demoni con eccessiva prontezza e non è naturale per gli spiriti restare in questo mondo per lunghi periodi di tempo. Il nostro creatore ha posto il velo tra il nostro mondo, vabbè, e l'oblio per un motivo. Che sia chi siamo noi per interpretare i suoi desideri? Forse con l'età sono diventato troppo conservatore. Non conosco. Però bello, ecco perché fanno quelle robe, perché fanno tante piccole evocazioni e compagnia. Va là, bello. Arcieri. Affrontare un nemico con arco balestra è facile, ma non sempre. Una guardia armata di balestra deve ricaricare l'arma dopo ogni tiro. Se un nemico del genere è solo, cercate un riparo. Fategli mandare il colpo a vuoto e avvicinatevi prima che possa tirare di nuovo. Bellissimo, ci sono anche delle cose per farteli affrontare. Se sono in molti, aggirateli in modo da trovarvi rivolti verso una guardia e usarla così come secondo scudo, così che le altre guardie non possano avere una visuale di tiro libera su di voi.
Non lanciatevi nel mezzo delle loro file, affidatevi alla loro esitazione per colpire al momento giusto. Un soldato con un arco corto è un po' più pericoloso. Attaccatelo come se fosse un nemico armato di balestra, ma sappiate che tirerà più rapidamente. Avvicinatevi con lo scudo alzato affinché se... E affinché... Alzato, anche se così sarete più lenti. Sono in pochi i soldati abili con l'arco, quelli che non vengono colti dal panico tireranno rapidamente, a discapito della precisione. La freccia, nella maggior parte dei casi, colpirà la vostra armatura o il vostro scudo, senza ledere le poche parti del corpo scoperte. Pochi soldati hanno l'abilità o la forza di usare l'arco adeguatamente... di usare adeguatamente un arco lungo, rispettate coloro che sanno farlo. Contro un nemico simile la copertura è fondamentale, spostatevi rapidamente entro il suo campo visivo, costringetelo a seguire i vostri movimenti, non caricate direttamente a meno che i vostri alleati non possano distrarlo. Un arco lungo, teso al massimo, può lanciare una freccia in grado di attraversare la corazza di un chevalier, da una distanza di un centinaio di metri, verissimo. Ma che è quasi anche la vita vera, che sono delle botte di sniper. Un duello tra arciere e chevalier è una prova di astuzia e pazienza. Spesso siamo troppo pazienti, complici la nostra corazza contro l'avversario meno protetti da noi. Ammetto che gli arcieri sono avversari frustranti, ma è un bene poterli affrontare in questo modo. Ci ricordiamo di essere anche astuti, facendo perdere la pazienza al nostro avversario. Tanto riflessioni sull'uso delle lame del maestro di spade Massage de Jamien. Va bene. Bellissima sta roba. Questi effettivamente sono dei consigli per affrontarli. Cadavere. Un demone della fame. La maggior parte del Teda, se i riti funebri comportano la cremazione e lo smembramento del defunto per impedire che cada per dei demoni. Ma non tutti ricevono una degna sepoltura. Non è insolito che il cadavere sia gettato in una fossa comune dopo una battaglia o dopo la forca, quasi implorando che il demone si faccia carico del corpo. Va bene. Demone dell'ira, è bello. Se incontrate nell'oblio, la vera forma di un demone dell'ira è spaventosa, una creatura di puro fuoco, il cui corpo pare fatto di lava morfa, i cui occhi sono due fori di spiro da cui fuoriesce una luce sinistra. Le abilità di questo demone si concentrano sul fuoco che genera, brucia chi si avvicina, i più potenti possono scagliare fulmini di fuoco e tempeste di fuoco in grado di colpire intere aree. Fortunatamente anche i potenti demoni dell'ira sono meno intelligenti della maggior parte delle altre varietà di demoni. Le loro tattiche sono semplici, attaccare i nemici con tutta la forza possibile fino a ucciderli. Alcuni demoni dell'ira trasmettono le loro abilità basate sul calore agli ospiti. Questa cosa sempre adorata. Ma altrimenti la loro vera forma appare fuori dall'oblio solo quando evocata da un mago per seguire la sua volontà. Demone della superbia. Bellissimo il tarocco. Guardalo tutto bianco. Ah, aspetta, ma forse i tanti occhi erano questi. Quelli che abbiamo visto mentre eravamo rincoglioniti. Mi sembrano... può essere, magari abbiamo visto un demone della superbia. I demoni più potenti incontrati finora sono i demoni dell'orgoglio. Però vedi sta cosa, che quanto mi trigger ogni volta. Che giusta... Cioè, io in Dragon Age Origins molte volte dicevo entrambi, però effettivamente sono la stessa cosa. Dell'orgoglio, forse perché... Più di ogni altra specie, la maggior parte di essi somiglia agli uomini, intelligenti e manipolatori come i demoni del desiderio, con una predilezione per l'ironia feroce da renderli tanto simili agli umani. Mentre i demoni del desiderio si affidano spesso alla corruzione dei mortali, quelli dell'orgoglio approfittano della buona fede dei mortali per ritorcerla contro di loro. Il capo degli stronzi. Gli uomini intelligenti si annullano, gli uomini forti si distruggono, gli uomini umili si dimenticano di loro stessi. Gli uomini invidiosi temono loro stessi, trasformano corruzione, rovina in un'arte. Oltre il vero, va bene. Fante? Madò! Va che bello! Va che bello! Ho affrontato duellanti antivani, guerrieri delle cenere fereldiani, belli questi sono da origine, guerrieri della nebbia. Levate loro i titoli e diventano semplici uomini che vogliono vedere il proprio avversario morto, ma hanno bisogno di una mano libera per operare. I duellanti preferiscono un bersaglio smilso piuttosto che un colosso potente. I guerrieri della cenere hanno bisogno di una mano per guidare il proprio Mabari e un'arma leggera per sfruttare il vantaggio generato dalla loro bestia. Invece i guerrieri della nebbia si affidano troppo a velocità e furtività, tanto da non poter usare uno scudo pesante. Quando attaccate un avversario simile, rispettate la sua velocità. Muoverà mani e piedi molto rapidamente. Ignorateli. Invece osservate i suoi fianchi e le sue spalle. Valutate anche il vantaggio che potrebbe trarre dagli alleati e dall'ambiente circostante. Una volta ottenuto il controllo della sua arma, assalitelo. Non ha scudo e non dovete temere un'eventuale seconda lama. Se vi trovate costretti a lottare in questo modo, decidete se volete attaccare da duellanti a una sola mano o da chevalier.
Nel primo caso portate indietro la gamba d'appoggio per equilibrare il baricentro, poiché non avete uno scudo per coprirvi o una seconda arma per attaccare. Concentratevi su un attacco rapido e cedete del terreno quando non riuscite a trovare un vantaggio. Nell'ultimo caso affidatevi al vostro avambraccio come scudo e cercate di disarmare l'avversario. Il mio braccio sinistro riporta le cicatrici di tali sforzi, ma i miei avversari hanno cicatrici ben peggiori. Non perdete il vostro scudo, se ciò accadesse sappiate che la perfezione non è sinonimo di battaglia. Bella come cosa. Le descrizioni sono bellissime. Ma veramente c'è la descrizione del Fennec. Questa è fatta apposta per ricordare quelle cose giapponesi. Mio carissimo padre e signore, sei forte e buono e ovviamente il più cordiale Harley di tutto il Ferelden. Voglio un Fennec, ti prego, prendimene uno. Ho visto il disegno sul libro del che Brigitte stava portando a Mastro Fergal ed è la creatura più morbida e deliziosa che abbia mai visto. Bestie sataniche, scusa. Il libro dice che vivono sulle montagne e mangiano roditori e altre cose schifose. Quando avrò il mio gli darò da mangiare solo cose buone, come torte e perle. Morto sto Fennec, io lo dico. Ti prego, manda qualcuno a catturarne uno, mi serve subito. Ruby ha bisogno di compagnia, non è colpa mia se Primi e Bobble si sono rotti. È una bestia di Satana sta ragazzina. Non credere a quello che dice Eileen. Io gli credo invece. Ti prego, ti prometto che non spenderò altro oro per la seta questo mese, e comunque fa troppo freddo. La tua più adorabile obbedente figlia Abern o Abern. Padre Aonas, Bree, darle della distesa meridionale, scritto 931. I rapporti indicano che Abern avesse ricevuto una volpe bianca come dono da parte del padre nello stesso mese. La giovane l'ha persa in un pozzo pochi giorni dopo. Ma che cazzo, Dio Madonna, però. Ma già sono finite le bestie. Ah, no. Guardia. Madò. Ma è belli sti cosi. Un principiante considera la sua spada della massima importanza, mentre il suo scudo esiste solo per mostrare i colori della propria bandiera. A parte gli scherzi, lo studente anziano che ritiene lo scudo un segno del creatore per una presunta vulnerabilità è un poco più saggio. Un guerriero che esce dalla battaglia con lo scudo rovinato e tempestato di colpi potrebbe essere elogiato per il suo coraggio. Un guerriero che si allontana dallo scontro con lo scudo appena graffiato potrebbe essere elogiato per la sua abilità. Ricordate che come ogni scudo viene costruito, così può essere distrutto. Perfino un colpo che non crea un buco nella propria difesa può ferire il braccio o la spalla, anche perché si spezza il braccio. Un impatto in grado di sbilanciare perfino il guerriero più forte. In un duello contro un singolo avversario può tornare utile subire un colpo contro lo scudo per contrattaccare immediatamente dopo. Se l'attacco è duplice potrebbe non esserci possibilità di scelta. In tutti gli altri casi contro uno o più avversari è meglio nascondere il movimento dei fianchi e delle spalle dello scudo, costringendo il nemico a concentrarsi su di esso e non su di voi. La stessa cosa vale nei confronti del vostro avversario, l'obiettivo non è lo scudo ma l'uomo dietro di esso, aggirate l'avversario può fornire un vantaggio, in caso contrario tempestare di colpi la sua difesa finché non si stanca e la sua guardia si allenta. Se non siete abbastanza agili ad aggirarlo o stancarlo probabilmente morirete. Giustissimo. Però peccato, questi non è, giustamente sono nemici e non ti narrano qualche roba, è proprio di gameplay. Lupo nero, voilà che bello. Gli esploratori riportano attività non peculiare al comportamento lupino. Il varco e gli squarci hanno causato danni senza precedenti al velo. Tali alterazioni dell'ambiente potrebbero aver influito sul tasso di aggressività. Se così fosse, è impossibile stabilire l'entità di tale afflizione. Quanti sono i lupi influenzati da questo imprevisto ambientale? Quale minaccia pongono agli altri membri del branco e alla popolazione locale? Servono ulteriori indagini. Da Minive, maga apprendista dell'Inquisizione. Ah, ok, la signorina. Mabari. Fa vedere. Qua invece è un cazzo di boh. Diventato così il Mabari. Vabbè. Allora, i cani sono una parte fondamentale della cultura del Ferelden. Nessun cane è più prezioso del Mabari. La razza è vecchia quanto la leggenda. Si dice che siano stati allevati dai lupi che servirono dei Inn. Apprezzati per la loro intelligenza e il loro senso di realtà, questi cani sono più che semplici armi o simboli sociali. I Segugi scelgono il proprio padrone e restano con lui per tutta la vita. Essere padroni di un Mabari nel Ferelden significa essere persone degne di stima. Io voglio un Mabari in questo, quando me lo danno? I Mabari sono una parte essenziale della strategia militare del Ferelden. I seguaci addestrati possono facilmente far cadere da cavallo i cavalieri o spezzare le linee dei picchieri. Questi io ricordo, i Fereldiani li usavano come cavalleria. Cioè, immagine sta striscia di cani che vi carica. A gamba tesa. Si dice che la vista di un gruppo di cani da guerra, ullanti e ringhianti, causi il panico anche tra la fanteria più incallita. E ci credo. Ma veramente c'è sta il codex del montone? Il montone è una creatura meravigliosa, pezzi di merda, non è vero. La sua lana permette di confezionare ottimi cappotti per l'inverno che cala su queste montagne. Corna e ossa vengono triturate e mischiate nella terra per ottenere un generoso raccolto, carbonizzate e polverizzate per l'inchiostro.
La pelle è perfetta per, per rinforzare le finestre contro il vento. Gli escrementi sono ottimi come cime combustibile. Il suo grasso viene impiegato come la cacciata. Ha capito, è come il maiale. Se butta via un cazzo, ho capito. Per non parlare della carne. Quello di un montone a tutto permette di cucinare tanto stufato da nutrire un intero villaggio e mettere da parte un po' per la settimana successiva. Perciò non lamentarti quando vogliamo pagarti in pecore per il tuo lavoro nei campi. Con un montone e qualche femmina puoi creare il tuo gregge. È una fortuna che te li diano. Non devi nemmeno preoccuparti di ammaestrarne uno selvatico. Per una volta dai retta a tuo padre. Prendine cura di questi animali e loro si prenderanno cura di te. Va bene. La mia voce. Allora, il Nug. Madonna, pure il tarocco è un aborto. Ma che cazzo è qua? Ma che c'ha la faccia tutta storta? Sono sicuro che prima del flagello fossero molto più rari. Dovrei chiedere a un custode se l'uccisione di un arcidemone contribuisce a una capillare distribuzione di Nug. E la prova bestiola non sembra data da alcun ambiente. È vero che si nutre di qualsiasi cosa, di rocce. Sta merda si nutre di rocce. E i nani se la mangiano. È vero che si muove qualsiasi cosa, ma nel deserto si riempiono di vesciche e tra le nevi congelano. Se deve estingue. E sono molto facili da seguire, vengono divorati da ogni essere vivente, tranne che da me. Quelle mani mi fanno orrore. E tuttavia, prosperano. I bastardi più pervertiti strappano loro denti e artigli. Il punto è che quelli intorno alla fattoria sono così degenerati che hanno 5 colori e non smettono di urinare in giro. Diventerò nella capitale come elusivi conigli maiali dell'Oriente. Ma aspetta, no, ok, no, è un'altra cosa, pensavo si collegasse alla quest del primo. Cosa diceva mio padre riguardo agli imbecilli con le tasche piene di denaro? Tanto la corrispondenza arrivata del capitano Byrne, allevatore di Nug da compagnia, registrato come prova dopo 7 denunce per terrori acquatici e morte in seguito a morsi del distretto botanico. Va bene. Oh, un'ombra, ma che bella, madonna. Circostante. La mia ipotesi è la seguente. Sappiamo già che molti demoni provano confusione quando attraversano il velo, giungono in questo mondo. Sono incapaci di distinguere i vivi dai morti, trovando la natura statica del nostro universo disorientante. Per loro che sono abituati a un mondo, a un modo di esistere completamente basato sulle emozioni e sui ricordi. La maggior parte dei demoni cerca immediatamente di impossessarsi di qualunque cosa che essi percepiscono come vivente. Ma cosa accade a chi non lo fa? Cosa ne è di coloro che non incontrano alcuna forma di vita o che non riescono a possedere un corpo? Che succede a coloro che sono di natura prudente? Questi demoni osservano, restano in agguato, provano invidia. Col tempo un demone del genere apprenderà a prosciugare la psiche di coloro che incontra, proprio come faceva nell'oblio. Una volta che ne avrà prosciugata a sufficienza, avrà il potere di manifestarsi e sarà per sempre conosciuto come ombra. Una simile creatura rifiuta la possessione fluttua? Una possessione. Flutto invece come ombra sul suo pezzo di terra, depredando la psiche di coloro che incrocia il suo cammino. Che crede di essere ancora nell'oblio? I fatti parebbero avvalorare questa tesi. Sono attratti sessualmente dal fuoco. Cosa dici, i Nug? Vogliono essere cotti brutalmente? Orso. Va bene. Andiamo ai boschi vicino a Valfoer. E ci parlano di orsi bruno che terrorizzava la gente del posto. Lo trovammo poi a qualche miglio dal cancello occidentale. Si era trovato una tana sul versante di una collina vicino a un piccolo fiume. Ci fermammo a qualche metro di distanza e osservammo. Elduin lanciò un incantesimo di furtività per non farci notare. La magia è utile, e come? Dopo qualche ora l'orso fece capolino dalla tana. Il suo velo era di un bellissimo rosso marrone. Una bestia fenomenale. Dietro di lei 3 piccoli cuccioli, dolci palle di pelo castano dotate di occhi. Straordinarie creature, e come? Ne sarebbe piaciuto stare a osservare tutto il giorno, ma il vento cambiò e mamma orsa fiutò la nostra presenza. Nonostante la magia di Edwin, balzò nella nostra direzione. A un certo punto si fermò, alzandosi sulle zampe posteriori ed emettendo un sonoro ruggito. Che meraviglia, era alta il doppio di me, o quasi, velocissima. Caricò verso di noi, spezzando rami, sradicando cespugli. Mi scansai, ma Edwin no. Povera anima, una zampata lo centrò in petto e cadde. In petto e cadde a terra. Povero, povero Edwin. La natura è tanto spietata quanto magnifica. Vabbè. Picchiatore. Bello con la roba da Magister. Da Magister, da Winter. Gli orsi di Elden Ring, sì, che ti fanno le prese, che ti sciottano la vita.
Un guerriero che brandisce una grande spada instilla terrore nei soldati comuni, ma per una chevalier non è un pericolo più temibile di altri. Un guerriero esperto viene abbattuto da un maio o da un'ascia da battaglia in uno di questi tre casi. Nel primo, quando colto di sorpresa durante uno scontro. Nel secondo, quando non può schivare il colpo a causa della natura del campo di battaglia o delle sue ferite. Nel terzo, e più comune caso, quando viene abbattuto poiché reagisce malamente. Noi stessi ci addestriamo troppo poco contro le armi a due mani, poiché in verità le disprezziamo. Credo sia un errore e spero venga corretto in futuro. Non credo. Ho visto troppi guerrieri in gamba morire perché di fronte a un grande maio alzavano lo scudo per parare invece di deviare. Ho visto uomini perdere la calma per la paura, la rabbia e affrontare un guerriero direttamente pensando di poter rischiare di subirne un colpo come se fosse una spada leggera, un pugnale. Nel cuore della battaglia perfino una mente ben allenata pensa a tali cose. Chi non riesce a superare questi pensieri muore. È necessario osservare l'arma, ma solo per valutarne la lunghezza, altrimenti come in tutti gli altri combattimenti i fianchi e le spalle dell'avversario vi comunicheranno i suoi intenti. Le grandi armi sono pericolose solo quando si muovono o vengono alzate sopra la testa per essere abbattute sull'avversario. Bisogna cedere terreno solo contro una tentativa minaccia. Se il nemico avanza ma non è ancora pronto a colpire, bisogna scattare e attaccare. Perdonatemi. Un bacetto. Mua. A nostra volta, rialzando la guardia prima che il suo colpo sia pronto, potrebbe essere necessario 10 affondi per ucciderlo, perfino dopo il nono egli potrebbe tagliarvi la testa. Stiamo rispettando la distanza che può coprire. Se invece siete voi a usare un'arma del genere, badate alla distanza e non reagite contro un avversario fuori portata. Non è possibile rimettersi in assetto di difesa rapidamente come quando si usa una spada o uno scudo. Tenete l'arma sempre in leggero movimento e misurate i vostri colpi. Una finta durante l'affondo può ingannare molteplici avversari che credendovi fuori portata abbasseranno le difese. In questo modo li ucciderete tutti. Combattere così significa sentirsi più un macellaio che un eroe, ma almeno non morirete. Bene, queste cose come sono molto reali. Cioè, sono proprio per di... proprio da scherma a scherma. Predone. Madonghe. Poi ne abbiamo soltanto un'altra. Affrontato direttamente un avversario che indossa solo armature leggere e brandisce lame corte è una passeggiata per uno chevalier ben addestrato. Tuttavia non tutti gli scontri sono dei duelli. Presupponendo che il nemico condivida i propri valori, la morte è certa. L'unica regola sulla quale concordano la maggior parte dei guerrieri è che sia meglio non morire. E un custode grigio, la guardia del corpo di un imperatore, potrebbe perfino contestare quest'ultima affermazione. Un amante della schermaglia attaccherebbe di sorpresa, affidandosi ai propri alleati per creare il giusto diversivo. In una grande battaglia con numerose truppe su ogni fronte, è bene supporre che il nemico disponga di tali amanti della schermaglia tra le sue file. Quando si combatte in formazione, venire meno al proprio compito e inseguire un presunto vantaggio non ha giustificazioni. Così facendo, coloro di cui si è responsabili resterebbero senza difese. Quando si combatte da soli, è meglio evitare attacchi che possano indebolire la propria guardia. Dove si resi conti che un nemico è tale, meglio essere vigili e ricordare che state indossando più armatura di lui. Egli si nasconderà, non date la caccia alle ombre. Luogo in cui è più forte. Proverà a colpirvi da lontano, non abbiate abbassata la guardia. Uno chevalier si merita una morte migliore dell'essere avvelenati da un pugnale in una scella scoperta. Tale è il fato di coloro che diventano impazienti mentre danno la caccia a nemici che considerano inferiori. Siate calmi e metodici e aspettate che il nemico indietreggi per paura della vostra spada e del vostro scudo. Quando ciò avviene, egli si convincerà che può attaccarvi direttamente e che le sue lame sono sufficientemente rapide da passare il vostro scudo. Quindi egli compirà la sua mossa e voi potete ucciderlo. Wraith. Ma là che bello. Alla stregua dei fuochi fatui, i Wraith vengono spesso considerati come i resti di spiriti o demoni che sono stati distrutti. Non possono plasmare l'oblio intorno a loro e non sono capaci di imitare forme che vedono nella mente dei sognatori. Cosa che invece sono in grado di fare numerosi spiriti più deboli. Sono saccheggiatori dell'oblio che si nascondono nelle ombre di essere più potenti nutrendosi degli avanzi di pensieri e di emozioni. Allora, abbiamo finito le creature. Ah, io ve lo dico, le storie le lasciamo a fanculo, magari le leggiamo più avanti, perché le storie sono veramente grevi. Non storia, gruppi. Eia. Che ore sono tra l'altra e l'una? Minchia, allora mi sa che ci finiamo questo e poi ce li recuperiamo un'altra volta. Gli amici di Genilla Rossa, gli amici, meglio non provocarli, spesso è l'unica cosa da fare, ma anche la più stupida, potrebbe accadere di tutto. Genilla Rossa la sa lunga e ovunque, decide lei se colpire più o meno duramente. Se voi sbarzate di qualcuno, resta sul classico e risparmia i soldi per un corvo, così almeno sai quello che compri. Da un messaggero di Sir Cater, un mercante itinerante al Fio Herbal.
alla nostra Elda. Ovviamente la prossima volta andiamo avanti, non ci rifacciamo una mega lettura codex. Però cazzarola, non mi aspettavo così pesantini. Perlomeno sono un diversivo, tengono agenti impegnati e immessi sulle spine. Dal momento che colpiscono senza lasciare traccia, le loro vittime di continuo ci continuano a sborsarci di denaro per punire i presunti responsabili. I bardi dovrebbero pagare una commissione a Jenny, anonimo. Questo mi sa che non l'avevamo letto. La divina a capo della chiesa, anche se da quando lo scisma creò la fazione della chiesa imperiale, di fatto ci sono due divini contemporaneamente. Una divina informale chiamata la Bianca Divina, e una donna che vive nella grande cattedrale. È una donna che vive nella grande cattedrale di Val Royale. L'altro, noto come Nero Divino, è un uomo che dimora nella spira argente a Mintharos. Nessuno dei due divini riconosce l'esistenza dell'altro. I nomi informali sono considerati sacrileghi. Qualunque sia il loro genere, a un divino ci si rivolge chiamandolo Santissimo a vostra perfezione. Che cazzo di roba. Successiva alla carica divina c'è la somma sacerdotessa. Ogni somma sacerdotessa presiede numerose chiese e rappresenta la più alta autorità religiosa della religione. Essa si reca a Val Royale quando si riunisce al collegio dei chierici, ma altrimenti dimorano nel luogo dove sono state assegnate, tipo quella che ha fatto esplodere Anders. Tutte le somme sacerdotesse vengono chiamate Vostra Grazia. Dopo di loro viene la madre, o nella chiesa imperiale il padre. Se una madre è a capo di una chiesa, al suo titolo viene aggiunta la definizione venerata. Queste sono le sacerdotesse e i sacerdoti, responsabili dell'amministrazione dei beni spirituali del loro gregge. Una madre, una venerata madre, viene trattata sempre con la massima reverenza. I fratelli e sorelle formano le file della chiesa e sono costituiti da tre gruppi principali, gli asserenti, gli iniziati e i chierici. Gli asserenti sono i fratelli laici della chiesa, coloro che si sono rivolti alla chiesa per chiedere soccorso. Spesso sono persone che hanno condotto una vita difficile senza religione e hanno scelto la clausura. O magari orfani e simili sventurati cresciuti nell'ambiente della chiesa. Gli affermati si occupano della chiesa e ricevono in cambio una vita tranquilla contemplazione. No, ma infatti... dici che pure questa cosa è greve. Infatti vediamo, perché si è fatta comunque luna. Dio madone, mi si stanno intrecciando gli occhi. Solo coloro che prendono i voti diventano iniziati. Questi uomini e donne ricevono un addestramento, sia esso accademico o marziale, per diventare guerrieri. Tutti gli iniziati ricevono un'educazione accademica, anche se solo coloro che scelgono di diventare templari imparano anche a combattere. I chierici sono i veri accademici della chiesa. Uomini e donne dedicati alla ricerca della conoscenza trascorrono gran parte del loro tempo negli archivi della chiesa a presidiare i libri e la conoscenza arcana. Il più anziano di questi chierici a capo di questi archivi riceve il titolo di anziano, anche se è un rango comunque inferiore a quello della madre. Tutti gli altri fratelli e sorelle vengono chiamati semplicemente ponendo questi titoli davanti al loro nome di battesimo, come per esempio fratello genitivi, da Dragon in Giuno. Fammi vedere. No, qua è tanta roba. Però vedi, peccato che nei custodi grigi potevi farmele le grafiche di Madonna. Buoni, buoni. Allora, ci sarà un'altra serata Codex. Per oggi basta, fatemi salvare effettivamente. Buono. Andiamocene di qua. Mica mi si stanno intrecciando gli occhi, grazie Elda. Mi si stanno fottutamente intrecciando gli occhi. Porca troia. Il fatto è che poi le hanno fatti un po' strani. Cioè preferisco sempre di più il format. Devo dormire di più. Quello sicuramente mi sto per spegnere, Kyle. Cioè, hanno fatto questo strano format per i codex che c'hanno dietro l'immagine. Quindi tu c'hai sempre costantemente questo testo molto sottile, molto cubettoso. Non è fatto proprio per essere letto a sbrega. Preferivo quello del primo anch'io. Preferivo quello del primo anch'io. Dato che chi sta andando, grazie per essere stati con noi fino a luna di notte, bellissimi, eh. Anzi, ho visto che siamo stati parecchi anche nonostante stessimo facendo soltanto dialoghi e lettura codex. Ci vediamo queste e poi andiamo a ronficchiare. Hanno fatto vedere ovviamente l'Archer Mago, il nostro caro caro Archer Mago. Tanto ormai ne fanno vedere una settimana. No, noi il 4K mi sembra un po' too much. Andiamo di qua. Anche dell'Archer Mago hanno fatto vedere poco, eh. Però sarà molto ispirato secondo me quello di Dragon's Dogma Online. La mia voce è finita, io domani non ho la voce. No, che bello. Tanto manca poco, raga, eh. Mancano tipo 3 settimane. Bello, è diventato molto più support. Sì, è come Dragon's Dogma Online.
È diventato come Dragon's Dogma Online. Sicuramente avrà due tipi di tiro. Eccolo, quello ultra preciso. Eh sì, madò. Bello. E questi si vede che l'hanno rifatti a 60 per bene. Però continuo a dirlo, bravi, perché li stanno facendo bene questi gameplay. Sono... gameplay, questi cosi, sono... rapidi e indolori. Secchi secchi, Bravi, bravi. Buonanotte, Victor, grazie per essere stato con noi, bello. Dormi bene. Però sì, lui sarà tanto 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 ispirato a quello di Dragon's Dogma Online. Io quello pezzo lo usavo contro la morte. Perché quella era molto da luogo. Infatti l'ha usata dentro una caverna perché rimbalza ovunque. E niente, ragazzuoli. Io vi ringrazio per la compagnia. Abbiamo fatto lunedì 10. Io mi sto per spegnere brutalmente, ma penso si nota. Fammi vedere chi siamo. Vedo che c'è un Kael, c'è un Victor. Fammi vedere, vedo che c'è Elda, c'è la Gretima. Vedo Postino, vedo la Curo, vedo Panzi, vedo Madame Noir, vedo Merm, vedo Nimu, Regress, Rock, vedo Axel, qualcun altro sicuramente che non vedo, anche la nostra bellissima Nimu. Penso che è uno dei pochi giochi giappi dove i mostri sono fatti bene rispetto al mito. Hai visto, sì. Ogni tanto sgarano fortissimo, vabbè, dettagli. Ma sicuro, anche perché ne mancano due, Elda. Io vi ringrazio sempre per tutto quanto, spero che la live vi sia piaciuta, noi ci vediamo domani sera con Devil May Cry 3, bellissimi, grazie sempre di tutto quanto e ricordate sempre Corgi Gang fa ben bene. Buonanotte belli, grazie sempre di tutto. Ciao ciao.